Buonasera, benvenuti a Fermo per questa serata in compagnia del Linux User Group. Io sono il vicepresidente e mi chiamo Daniele Colò e niente, farò da conduttore della serata e passo immediatamente la parola al presidente per i saluti di rito. Salve a tutti. Benvenuti a Ubuntu at Fermo. A Fermo Look siamo orgogliosi di ospitare qui a Fermo per la prima volta alcuni dei membri della comunità Ubuntu provenienti da tutta Italia, che ringrazio per averci dato questa possibilità. Ringrazio anche i componenti del Fermo Look, in particolare Andrea Colangelo per l'organizzazione di questo evento. Un grazie va anche alla provincia di Fermo, al comune di Fermo, a COSIF e Confindustria Fermo per averci concesso il patrocinio. Prima di passare la parola al relatore, al primo relatore che è Paolo San Micheli, ricordo che è possibile iscriversi al Fermo Look e ritirare la propria tessera valida per tutto l'anno 2011 a prezzo simbolico di 10 euro. Finito qui, passiamo subito a Paolo. Ok. Salve a tutti. Io sono Paolo San Micheli e fin da piccolo sono sempre stato un grosso appassionato di informatica. Qui sono in ferie, sono nella Silicon Valley, non è più, è il computerista di Musicom, quindi capite quanto mi piace l'informatica a me. Come avrete capito già nel centro sono di Siena, questa è sempre una delle foto che faccio io. Da alcuni anni, nel mio tempo libero, partecipo ad Ubuntu, sia Ubuntu internazionale che Ubuntu IT. Capito chi sono, iniziamo con le buone notizie. Le slide di questo intervento, completo delle note o tutto quello che dirò, sono disponibili già online all'indirizzo che vedete. Di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo della libertà del software, parleremo di cosa è il software libero e come mai è così importante che un software sia libero. Ma il grosso problema, andando in giro per l'Italia a parlare di software libero, è che buona parte delle persone non sanno nemmeno che cos'è il software e quindi è molto difficile capire come mai debba essere libero. Cercherò di spiegarlo, anche se credo molti di voi già lo sanno. Abbiamo un computer, precisamente questo è il computer che sta proiettando questa presentazione. Dall'altra parte abbiamo l'essere umano, che è quello che sta facendo questa presentazione. Il computer parla un linguaggio molto complesso per l'essere umano, perché è formato da due soli caratteri, lo 0 e l'1. L'essere umano invece parla una lingua molto bella ed espressiva, chiamata linguaggio naturale, che è opposta al linguaggio dei computer. Come possono i due capirsi? Impossibile. È stato inventato un linguaggio intermedio, chiamato linguaggio di programmazione, che è sufficientemente espressivo per essere ricordato dall'essere umano, ma è sufficientemente rigoroso per essere convertito in un processo automatico, detto compilazione, in linguaggio macchina. Quindi quello verde è quello che noi chiamiamo codice sorgente, cioè è la descrizione di un funzionamento di un programma in un linguaggio detto di programmazione, cioè un linguaggio intermedio tra quello dell'uomo e quello della macchina. Continua ad essere per qualcuno forse ancora abbastanza complesso, quindi cerco di fare anche degli esempi per far capire bene l'importanza dei codici sorgenti riferiti ad un software. I codici sorgenti per un software sono come gli spartiti per una musica, oppure non so, la ricetta per una pietanza, o lo schema elettrico per un circuito. Adesso, è possibile suonare una canzone, una musica, senza sapere il suo spartito? Sì, è possibile, si dice, suonare ad orecchio, però è un processo difficile, faticoso e soggetto a punti di errori. Così come è possibile cucinare una pietanza senza sapere la sua ricetta? Sì, può essere possibile, uno fa dei tentativi, assaggia e piano piano riesce a indovinare gli ingredienti e le dosi. Però è un processo lungo e molto faticoso. Così per il software, è possibile modificare un software senza avere i suoi sorgenti? Teoricamente è possibile,
si chiama reverse engineering, questo processo, ma è molto lungo, molto faticoso e soggetto a continui errori. Quindi per modificare un programma, per modificare un software, occorrono i suoi codici sorgenti. E quindi vediamo che cos'è la libertà del software, perché un software può essere libero o un software non può non essere non libero. In realtà, riflettendoci bene, dire che il software è libero non è completamente vero. Libero sono gli utenti che lo usano. La libertà del software sono le quattro libertà fondamentali, sono qui descritte: uso, copia, studio e modifica. Che cosa vuol dire uso? Vuol dire che il software che voi ricevete lo potrete utilizzare sia a casa che al lavoro, sia a scuola come nel tempo libero. Non c'è nessuna discriminazione sull'uso che ne fate. Questa sembra una cosa banale, però ci sono software, ad esempio, che discriminano gli utenti, software scontati che voi acquistate e che poi dovete utilizzare solo per l'ambito in cui l'avete acquistato, quindi se è uno sconto per studenti lo potete utilizzare solo finché siete studenti. Se è un software acquistato da un'azienda, i dipendenti dell'azienda non possono portarselo a casa. Il software libero invece lo potrete utilizzare in qualsiasi ambito. La seconda libertà è la libertà di copia, quindi un software libero che voi otteniate lo potete copiare a chi vi pare e piace, quante volte vi pare. La cosa bella è che non si parla nemmeno di prezzo, quindi potete chiedere un rimborso per la copia che fate, oppure potete anche regalarla. La terza libertà è la libertà di studiare il software, capire come funziona e, se non siamo degli informatici, pagare qualcuno affinché lo faccia per voi. Per avere ottenere questa libertà è però necessario il codice sorgente, come vi spiegavo prima. L'ultima libertà è la libertà di modifica. Siete liberi di modificare il software e migliorarlo per adattarlo alle vostre esigenze. Combinato con la libertà di copia diventa una cosa potentissima, perché voi potete prendere un software libero, aggiungete una funzionalità che vi occorre, oppure pagate qualcuno che la faccia per voi e poi potrete ridistribuire questo software completo della modifica che avete fatto. L'altro aspetto del software libero, anche se non è scritto da nessuna parte, è che appunto, essendo libero la copia, ha anche un prezzo, a volte anche gratis, a volte è un prezzo semplicemente simbolico. Quindi per un utente finale, queste le quattro libertà e l'effetto pratico del software libero ha di essere quasi gratis, pongono il software libero su un piano completamente differente per un consumatore, per un utente. Perché dovrebbe scegliere l'utente un software che non è libero, un software che non rispetta questi principi fondamentali? La libertà del software è stata inventata alcuni anni fa da Richard Stallman, precisamente è stata realizzata inizialmente nel 1985. Questa è una foto che abbiamo fatto a Siena alcuni anni fa, nel 2004, era dopo una conferenza. Richard Stallman lanciò l'idea del software libero, introdusse le libertà del software e lanciò un appello. Disse: proviamo a costruire un sistema completamente libero, e lanciò quindi il progetto GNU. Però l'idea di Stallman sarebbe rimasta dei semplici sogni se in quel momento non ci fosse stata una rivoluzione culturale molto forte chiamata Internet. In quel periodo su Internet c'erano principalmente università e ricercatori. Quindi gli utenti internet di quel periodo avevano una caratteristica fondamentale, erano tutti degli informatici e anche abbastanza bravi. Fu così che l'appello di Stallman fu raccolto e molti iniziarono a produrre software libero, fino ad arrivare all'inizio degli anni 90, quando un ragazzo finlandese di nome Linus Torvalds scrisse un pezzo di software particolare, un kernel, e lo rilasciò con la stessa licenza che Stallman aveva proposto. E quindi, combinando quello che era stato scritto dai seguaci di Stallman, quello che aveva scritto Linux, fu possibile creare il primo sistema operativo completamente libero, GNU Linux. E quindi ci possiamo lanciare, perché sono passati circa 20 anni dal momento in cui è apparso il primo sistema operativo completamente libero, e oggigiorno c'è una vastissima scelta di sistemi liberi. Scusate, bisogna aprire. E quindi parliamo di un sistema operativo completamente libero, ovvero quello a cui noi, presenti oggi a questa conferenza, contribuiamo. Ubuntu. Che cos'è Ubuntu?
Innanzitutto Ubuntu è una parola africana molto, molto bella, un significato molto profondo. Io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti. Richiama il genere umano a uno spirito di comunità, anziché di individualismo. Ma appunto Ubuntu è una distribuzione Linux, quindi è un sistema con cui potete far funzionare i vostri computer completo di tutto quello che l'utente può desiderare. C'è il sistema base, ci sono i programmi, c'è tutto quanto. Ma non vi parlerò approfonditamente di software perché altri lo faranno dopo di me. Ubuntu è stato fondato da Mark Shuttleworth. Mark Shuttleworth era perché ha la mia stessa età. È un ragazzo che nel 1999 ha venduto la sua azienda, che si chiamava Tafti, si chiama perché ancora è in circolazione, a una grossa azienda americana. Che si chiama VeriSign, guadagnando 575 milioni di dollari americani. Allora, cosa fa un ragazzo di 26 anni con 575 milioni di dollari americani contanti? Io farei tante cose. Mark invece si è pagato un viaggio nello spazio, qui è a bordo della stazione internazionale. Tornato sulla Terra, Mark ha deciso di fondare la sua distribuzione Linux. Come mai? Perché il successo della sua azienda, il motivo per cui era diventato così ricco, era dovuto al fatto che la sua azienda era una certification authority, quindi era quegli enti che rilasciano certificati digitali, ovvero quei cosi che permettono di sicurizzare le transazioni su internet. Nel 99, nel piano boom della new economy, avere le transazioni sicure era una cosa assolutamente proficua. L'azienda di Mark era basata esclusivamente su software libero e questo che aveva reso così tanti soldi. Quindi sostanzialmente erano idee, lavoro e software libero. Quindi Mark si sente particolarmente in debito verso la comunità del software libero che gli aveva dato questa grossa opportunità, in particolar modo verso Debian, perché Tafti era basata appunto su Debian, su Apache, SSL. E quindi decise di fare una distribuzione derivata da Debian con una missione precisa, portare il software libero nella scrivania di tutti quanti, nelle case di tutti. E quindi nacque Ubuntu. Ubuntu nasce con una promessa particolare che viene fatta ai propri utenti. Innanzitutto Ubuntu sarà sempre gratuita, quindi il software libero può essere anche a pagamento. Ubuntu ha nella propria promessa il fatto che non esisterà mai una versione Ubuntu a pagamento. Sarà sempre la stessa, sia quella che utilizzano gli utenti finali che scaricano dal sito, sia quella che viene data alle aziende per fare dei servizi personali. Inoltre appunto disporrà sempre di supporto commerciale e quindi voi potrete utilizzare Ubuntu nel vostro tempo libero, ma la stessa Ubuntu potrà beneficiare di servizi a pagamento nel qualora voi la volete utilizzare per il vostro lavoro, per nella vostra impresa. E poi un occhio di attenzione sulle traduzioni, quindi Ubuntu includerà sempre le migliori traduzioni disponibili al momento, e strumenti di accessibilità, quindi affinché tutti possano utilizzare i computer, anche chi è stato più sfortunato. Inoltre i cittadini di Ubuntu tengono solo software libero, quindi noi invitiamo i nostri utenti a copiarsi, a migliorare e condividere il software. Un'altra caratteristica di Ubuntu, oltre a questi principi base, è il fatto che esce ogni 6 mesi, quindi Ubuntu ha un ciclo di rilascio regolare, quindi è un software che con rilascio time-based, quindi viene rilasciato sempre regolarmente, e ha una caratteristica, voi le versioni di Ubuntu le vedrete sempre come un numero, un punto, un altro numero, significa l'anno e il mese in cui uscita, quindi la 8.04, cioè il 2008 ad aprile. Esiste poi una versione particolare di Ubuntu che è la LTS, che è qui rappresentata in questa barra rossa, che può essere aggiornata, come tutte le altre versioni, con la versione successiva o con quella che esce 2 anni dopo. Questo perché? Perché se voi siete un utente privato, volete provare sempre il software più nuovo, le cose più moderne, potrete aggiornare il vostro sistema ogni 6 mesi regolarmente. Se voi invece siete un'azienda, avete bisogno dell'informatica per fare qualche altra cosa, il bene strumentale non è il vostro obiettivo, allora potete utilizzare la versione con supporto a lungo termine e aggiornare ogni 2 anni, questo perché per l'azienda fare gli aggiornamenti è sicuramente un costo, mentre necessariamente non deve essere ammortizzato.
Ubuntu viene sviluppato da una comunità internazionale composta da volontari e da persone pagate per lavorare Ubuntu a tempo pieno. Principalmente sono dipendenti di una società che è fondata da Mark Shuttleworth, che si chiama Canonical, ma ci sono anche persone pagate da altre aziende a lavorare in Ubuntu, ad esempio adesso sono le persone di Dell. Per aderire alla comunità internazionale e anche quelle nazionali di Ubuntu, come primo passo bisogna firmare un codice di condotta. Questa è la cosa sostanziale della comunità di Ubuntu. Quando voi arrivate e vi presentate alla comunità, non vi viene chiesto se siete un ragazzo delle medie o se siete un premio Nobel in qualche disciplina, vi viene chiesto di firmare il codice di condotta, che è questo documento che vedete dietro di me. Non vi fate spaventare dalla sua lunghezza, in realtà può essere sintetizzato in alcune parole chiave, in alcuni principi. Siate premurosi, perché il lavoro che farete dovrà essere usato dagli altri. Siate rispettosi, perché una comunità che serena in armonia è anche una comunità produttiva. Siate collaborativi, consultate gli altri. Nessuno, se specialmente qualche cosa non vi sembra sbagliato, non siete d'accordo, consultate gli altri e chiedete. Nessuno nasce imparato, nessuno sa tutto. Se non siete sicuri, chiedete qualche cosa. E soprattutto lasciate con considerazione, quindi specialmente i volontari oggi possono avere possibilità di collaborare, altre volte potrebbero avere degli impegni familiari di lavoro. Se avete fatto delle cose in un punto e non potete più continuare, avvertite gli altri con cui avete collaborato, cercate di completare la documentazione in modo che qualcun altro possa raccogliere il testimone e proseguire il lavoro che avete fatto. Questi sono i principi che trovate nel codice di condotta di Ubuntu. Come dicevo, la comunità è internazionale, quindi ci sono persone da tutto il mondo che contribuiscono in Ubuntu. Questa è una foto, è stata fatta all'Ubuntu Developer Summit, che è la riunione di tutti gli sviluppatori, di molti sviluppatori Ubuntu, e si tiene ogni 6 mesi, subito dopo il rilascio di una release. Poi esistono delle organizzazioni nazionali chiamate Loco Team. Loco vuol dire Local Community Team, e ce n'è uno per Stato degli Stati Uniti, mentre ce n'è uno per nazione del resto del mondo, e quindi esiste anche il Loco Team italiano. Questa è una foto fatta un po' di tempo fa, del nostro meeting, ed è chiaramente l'organizzazione a cui tutti quelli di cui parlano oggi apparteniamo. Che cosa fa il Loco Team italiano per i propri utenti? Abbiamo un sito web www.ubuntu-it.org oppure anche semplicemente .it, in cui potete avere supporto tecnico, quindi utenti volontari danno supporto tecnico ad altri utenti volontari, ci aiutiamo vicendevolmente. Abbiamo un forum, abbiamo una lista, abbiamo un canale IRC e così via. Poi curiamo le traduzioni, quindi siamo noi che abbiamo incarico di tradurre la lingua italiana e ci occupiamo anche della documentazione, sia traducendo quella internazionale sia scrivendone gli originali, perché spesso ci può capitare di documentazione che ha senso solo nel nostro paese e quindi non c'è il corrispettivo in inglese. E poi ci occupiamo di promozione, appunto andiamo anche in giro a parlare a conferenze come sto facendo io in questo momento. E poi partecipiamo alla comunità internazionale nello sviluppo, abbiamo un gruppo che si occupa di sviluppo, quindi permettiamo di imparare come partecipare allo sviluppo di Ubuntu in lingua italiana, quindi cerchiamo di semplificare lo scoglio linguistico, e poi abbiamo un gruppo che si occupa di fare i test, quindi ci occupiamo di quality assurance. Facciamo i test durante il ciclo di sviluppo, di modo che cerchiamo di scoprire i bug in maniera anticipata, prima del rilascio. Questo è come siamo organizzati, sostanzialmente sono divisi in gruppi di lavoro, quindi ogni cosa pratica asserisce al suo gruppo, e poi c'è un consiglio diretto dai membri dei vari gruppi, che serve per armonizzare i lavori di tutti. Ma non vi voglio tediare ulteriormente. Lì al banchetto c'è i CD. Se non avete mai provato Ubuntu, prendete un CD, dategli una chance. Se già usate Ubuntu e avete già iniziato a usare software libero, provate a contribuire, perché è una cosa molto bella che arricchisce, e spesso dando e facendo software libero è più quello che si ottiene che quello che si dà. Grazie.
nessuna domanda, quindi andiamo avanti. Io prima di introdurre il prossimo relatore, i prossimi relatori che sono gli autori della guida Ubuntu Linux 10.10 della Epli Editore, che tra l'altro trovate nel nostro banchetto in vendita a prezzo scontato. Vi ricordo tutto quello che fa il Fermolug, e vi invito anche a iscrivervi al Lug, sempre al banchetto. Noi negli anni abbiamo organizzato in questa città tutti gli anni Linux Day, con conferenze come questa o cose simili. Abbiamo più volte organizzato gli installation party e ultimamente abbiamo lanciato un progetto che sta avendo un buon successo di recupero di personal computer dismessi da aziende ed enti pubblici per donarli per scopi sociali. Quindi ne abbiamo donati a dei centri giovanili, ad un convento che li usa per dei corsi di informatica su un paese umbro. Ultimamente 8 ce ne abbiamo in partenza per l'Africa. E pur tra tante difficoltà, perché è tutto volontariato, cerchiamo di andare avanti, quindi sosteneteci, il banchetto è in fondo. Vi ricordo inoltre che tutto il materiale, le presentazioni, le foto che scatteremo questa sera, il video totale della serata, per chi se lo fosse perso, nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito del Fermolug, che è www.linuxfm.org. Invito Flavia e Luca ad accomodarsi per la loro presentazione. Soliti problemi tecnici. Benvenuti a tutti, grazie ovviamente prima di tutto di essere qui. Il mio primo ringraziamento, io sono Flavia Vaisch, sono Luca ovviamente, Luca Ferretti, e i nostri nomi li avete letti anche sul libro ovviamente. E il mio primo ringraziamento è, se mi permettete, per appunto il Lug di Fermo, e ancora prima per Andrea che ci ha invitato qui e che ci ha voluto, e ovviamente per la comunità che come sempre ci supporta. Perché siamo qui? Perché abbiamo scritto questo libro, che è il nostro secondo libro edito appunto da Epli, il cui titolo è Ubuntu Linux 10.10. È una guida leggera, compatta, per cercare un po' di entrare nel mondo di Linux e soprattutto di Ubuntu. Allora, cominciamo a raccontare come è venuta fuori questa storia, che dici? Ok. Allora, la domanda che spesso ci è stata fatta, io mi siedo qui perché sono piccola, la domanda che spesso ci è stata fatta è: perché un libro su Ubuntu? Possiamo dire, in realtà ci sono tanti motivi. Uno dei motivi per cui abbiamo iniziato questa avventura è stato per il fatto che un po' di tempo fa, circa 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, la casa editrice Webly, che insomma tutti conoscerete anche per essere una casa editrice che si occupa di tanti software, anche di software commerciale, insomma, ha pensato che potesse essere interessante un libro su Ubuntu. Questa cosa, che a noi che lo utilizziamo tutti i giorni sembra naturale, insomma è naturale cercare di scrivere un libro su Ubuntu, in realtà è segno di un passaggio, ovvero è il sintomo del fatto che Ubuntu ha smesso di essere una cosa soltanto per pochi intimi ed è cominciato a diventare qualcosa che può veramente appartenere a tante persone. Questo in realtà è un passaggio importante, perché vuol dire che veramente il messaggio di Ubuntu, di essere per tutti, possiamo dire veramente di passare di mano in mano, proprio grazie anche a quello che diceva Paolo prima e ovviamente al lavoro di tantissime persone, sta andando avanti, e con lui ovviamente l'idea che si porta dietro, l'idea di libertà, l'idea di condivisione, l'idea della costruzione di un sistema di valori differente, e l'idea soprattutto di partecipazione, insomma del fatto che facciamo tutti parte di qualcosa di più grande e basta pochissimo per poter far parte di questo mondo. Insomma, quindi partendo da questo, un po' stupidi ci siamo domandati, beh, come chi può essere, chi può scrivere questo testo, e dato che io vengo comunque dal mondo dell'editoria, un po' gioco forza, insomma, l'ho cominciato a scrivere io, però ovviamente non
e avevo bisogno anche di un grande supporto, quindi per questo ci siamo guardati con lui e abbiamo detto va bene, dai, ce la possiamo fare, ci possiamo provare ad affrontare questa sfida. Devo dire, essere onesta, questa cosa non sarebbe potuta succedere ovviamente se non ci fosse stata dietro la nostra comunità, che ci ha aiutato sotto tantissimi punti di vista, come indicandoci ovviamente quali potevano essere alcuni temi più o meno interessanti, come poter svolgere alcuni argomenti magari più tecnici, meno tecnici. Insomma, da qui piano piano è nato il primo progetto, che è uscito due anni fa, nell'ottobre di 2 anni fa, quindi in occasione dell'uscita dell'altra release, e invece questo qui, appunto 1010, è appunto uscito in occasione della release di Maverick, quindi di quella che è attualmente in corso. E, ok, allora Luca, dici un po' tu e poi dopo andiamo avanti e cerchiamo di capire che cosa c'è. Probabilmente c'è un'altra domanda a cui potremmo rispondere, cioè perché un libro su Ubuntu, o quantomeno perché un libro su Ubuntu, visto che ogni 6 mesi c'è un rilascio nuovo, e fondamentalmente quello è appunto il punto di partenza da cui io e Flavio abbiamo cominciato a riflettere per gettare quantomeno un canavaccio su cui poi costruire il libro. Alla fine la nostra risposta è stata che non serve, o meglio non volevamo probabilmente offrire una guida dettagliata, minuziosa, particolareggiata in cui indicare passo passo cosa fare, quanto piuttosto una panoramica, un percorso grazie al quale cominciare a entrare nella distribuzione, nel mondo di Ubuntu, ma forse anche di Linux in generale. Credo che comunque sia possibile prendere quel libro e adattarlo, se vogliamo, ad una qualsiasi altra distribuzione. Ci sono dei concetti, dei paradigmi, non delle funzionalità specifiche. L'altra problematica che abbiamo dovuto inizialmente affrontare è stata, ok, cosa ci mettiamo dentro e cosa teniamo fuori. Il mondo dell'open source è molto vasto, si sarebbe appunto finito con perdere in profondità per allargare molto il discorso. Quindi alla fin fine abbiamo scelto di dedicarci a delle aree tematiche ben precise, di non approfondire alcuni argomenti tipo come fare per navigare sul web. Sono delle informazioni che abbiamo, non dico dato per scontate, ma quantomeno date per apprendibili tramite altre strade. Quello che ci interessava era dire, ad esempio, per andare sul web c'è Firefox che in generale fa queste cose, provate e usatelo. Abbiamo fornito anche altre alternative, i nomi dei vari browser installabili o applicazioni aggiuntive disponibili, ma non abbiamo mai calcato la mano su qualcosa che non ci sembrava necessario fornire, anche perché appunto partiamo dall'assunto che tra 6 mesi le cose cambieranno e quindi sarà diverso. La cosa forse problematica è stata campare per 2 mesi assieme, più o meno, cercando di non scannarci su queste decisioni, di scrivere e consegnare il tempo. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Ma sì, sicuramente. Oddio, devo essere onesta, quando Luca si arrabbia dice che ha ragione lui perché è più grosso, però vabbè, di fronte a questo non si può commentare. Ok, allora, c'è invece un altro aspetto che abbiamo curato in particolare. Diciamo che ci sono degli elementi, dei gradi che noi abbiamo tentato un po' di costruire. Il primo grado è sicuramente proprio un approccio in maniera sintetica a quelle che sono le idee, e questo l'abbiamo detto. Poi c'è proprio molto dettagliatamente invece l'approccio a come all'installazione, quindi a come ottenere ovviamente Ubuntu, e poi ovviamente a come poterlo installare. Questa parte è forse una delle parti più meticolose, perché il nostro libro comunque vuole seguire una progressione. Quindi è iniziato con l'idea appunto di una persona che non conosce Ubuntu, non conosce ovviamente questo mondo e vuole avvicinarci. Sì, allora come si fa? Come si fa ovviamente? Al di là del fatto che dentro al libro ci sia comunque un CD e che, guardate, che ovviamente viene offerto insieme al testo. Piccolissimo.
piccola nota di colore. Durante la prima edizione del libro la questione del CD in allegato uscì soltanto alla fine dei lavori, praticamente quando avevamo già quasi consegnato. Ci chiesero se era possibile aggiungerlo e noi abbiamo risposto: beh sì, sicuramente non c'è problema, all'editor che seguiva la nostra pubblicazione. Dopo una o due settimane, quando ormai stavo andando in stampa e avevo necessità, diciamo l'ufficio tecnico che seguiva nella pratica la questione di stampare i CD, ci ricontattarono chiedendo: ma è veramente sicuro che possiamo mettere il CD o avevo problemi legali, diritti con qualcuno? Voi capite che passare 5 minuti ripetendo sì, è possibile perché è software libero e quindi potete fare questo e questo, e le persone rispondono: ma è sicuro sicuro? Sì, è sicuro sicuro. Crea qualche dubbio, però sì, c'è però da dire che in effetti probabilmente con il libro in questo modo si è anche gettato una sorta di apripista nella casa editrice stessa, che questo forse è un aspetto importante da sottolineare. Beh, tra dietro le quinte che vi devo assolutamente raccontare, giusto per capire anche un po' la difficoltà anche che abbiamo avuto, è stato che noi ovviamente abbiamo scritto questo libro con OpenOffice, con il writer di OpenOffice. Fatto sta che alla fine, dopo averlo scritto tutto quanto in fase di correzione e di immaginazione, ci chiedono di utilizzare gli stili di Word. E noi abbiamo pensato che tutto sommato probabilmente non sarebbe successo male, che probabilmente, vabbè, potevamo tranquillamente utilizzarlo. E visto che io avevo ho un computer comunque in dual boot, abbiamo acceso questo computer, ci abbiamo messo e ho aperto Vista forse per la seconda volta in quel computer. E l'ho acceso lui e dopo un po' mi fa: Flavia, ma qui dice che c'è un virus, che si deve fare? E questo insomma giusto per capire però che effettivamente ci sono state abbastanza, cose abbastanza curiose. E allora anche lì, devo dire la verità, noi abbiamo chiesto poi successivamente alla casa editrice il fatto insomma che non si potesse utilizzare Word, e nella seconda edizione sono state un pochettino più morbidi, anche perché nel frattempo ci sono state comunque anche delle evoluzioni che abbiamo potuto riscontrare, per cui questi problemi ovviamente li abbiamo superati. Ma torniamo al libro e qualcuno dirà insomma ok, però come diceva Luca, questo riguarda Maverick, quindi riguarda ovviamente la release 10.10. Noi ci siamo trovati anche a dover fare un altro, a doverci confrontare con un altro problema, tra virgolette, nel scrivere questo testo, ovvero che nel frattempo è uscito un LTS e quindi abbiamo comunque pensato che potesse essere interessante cercare se non altro di introdurre quelli che sono e quelli che potevano essere gli aspetti chiave, cruciali di questa release, proprio per fare in modo tale che potesse essere qualcosa che potesse rimanere, insomma. D'altronde l'idea è proprio quella di dare delle chiavi per poter leggere e potersi rendere indipendenti. Anche questo penso che sia un po' l'idea che abbiamo avuto quando abbiamo deciso di scrivere in questo modo. E poi ecco, nel progredire capitolo dopo capitolo, rendersi sempre più autonomi, rendersi sempre più quindi capaci di trovare anche le soluzioni grazie a quegli elementi che noi inseriamo. Nella parte finale invece ci sono anche proprio in quest'ottica degli spunti proprio per l'utilizzo di quello che Luca ha definito, mi piace tantissimo questo titolo, di Unix Way, no? Quindi una parte invece un pochino più tecnica, un pochettino più stuzzicante per provare a fare cose un po' diverse, però questo ve lo lascio a lui. No, a tal proposito in realtà un altro obiettivo che ci eravamo prefissati era quello ovviamente di non tagliare fuori tutto quello che è il contributo della comunità e dei documenti presenti su internet. Quello che è offerto sono degli spunti. Il capitolo sulla riga di comando degli Unix Way è appunto indicativo. Non può spiegare per la necessità di entrare all'interno di 200 pagine? Vabbè, abbiamo aumentato, abbiamo di meno. Comunque sì, avevamo un limite ben preciso sul numero delle battute da scrivere, quindi sul numero delle pagine finali. Inserire in questo contesto una introduzione alla shell o a qualsiasi altro comando della shell che potesse essere definitivo era pressoché impossibile.
si è accennato alle cose più interessanti. Diciamo che abbiamo molto fatto l'occhiolino alle persone, guardate, c'è questa cosa qui che potrebbe essere figa, approfonditela da soli. Al tempo stesso però ovviamente non possiamo tagliare fuori tutto il contributo giornaliero del forum, su internet, di wiki, dei sorgenti stessi per chi volesse. Quindi la chiave è questa, le informazioni sono lì, aprite il vostro browser e cercatelo. Diciamo che più che un libro è uno stimolo. Speriamo che sia uno stimolo per il bene, non per andare al bagno, ma vabbè, d'accordo. Invece, proprio riguardo alla comunità, ecco, volevo soffermarmi un attimo sul fatto che abbiamo deciso insieme, ovviamente, di dare uno spazio importante alla comunità. Paolo, prima, spiegando un pochino quello che è il nostro mondo, ha accennato anche ai vari aspetti della nostra comunità. Ed effettivamente qui ci sono spiegati molto bene, anche cercando un po' di focalizzare quali sono i piani di lavoro di ciascun gruppo e poi ovviamente portando avanti anche alcuni dei progetti. Alcuni dei progetti ovviamente li conoscete, alcuni sono più nuovi, posso fare una cosa di parte, dai, ma permettete un secondo. Più tardi ovviamente presenteremo anche il progetto Ubuntu Woman, che è uno dei progetti più giovani, però ha bisogno di un po' di affetto, insomma, noi glielo stiamo dando. Insomma, tante cose per far capire che sicuramente Ubuntu è un sistema operativo e su questo non bisogna dimenticarlo, ma è soprattutto un modo di pensare, una comunità, un gruppo di persone, e questo non si deve dimenticare perché altrimenti si perderebbe il senso. E proprio legato a questo, secondo me, c'è anche l'altro aspetto che abbiamo cercato un po' di affrontare, ovviamente un po' velocemente, però in ogni caso abbiamo tentato di dare una risposta alle diverse domande che ci venivano date al riguardo. E sto parlando ovviamente dell'aspetto che riguarda l'accessibilità. Anche prima si è accennato l'idea che comunque dentro Ubuntu ci fosse questa attenzione nei confronti dell'accessibilità, e siccome Luca, insomma, ne sa abbastanza, e abbiamo trovato che sicuramente potesse essere una cosa importante per coloro che hanno necessità di utilizzare il computer in maniera diversa rispetto in maniera diversa appunto. Sì, probabilmente da questo punto di vista diciamo che credo che sia uno dei pochi libri in cui l'argomento accessibilità è trattata in maniera estesa e lucidare rispetto agli altri capitoli. Anche qui purtroppo non è stato possibile approfondire molto il discorso per ovvi motivi, considerando ad esempio il lettore di schermo Orca e il suo funzionamento, cioè qualcosa che legge ciò che è presente a schermo, si sarebbe dovuto semplicemente elencare una lunga numero di scorciatoie della tastiera con le quali far fare un certo comando come leggere la riga, leggere la parola. Si è però deciso appunto di mostrare tutte le possibilità offerte da Ubuntu per un semplicissimo motivo. Intorno al 2000, quando nacque la versione 2 di GNOME, ci fu un investimento pesantissimo da parte di Sun Microsystem sul sistema operativo, sull'ambiente grafico GNOME, proprio per portare questo all'interno della pubblica amministrazione americana, che all'epoca richiedeva l'accessibilità come requisito del software per poter essere acquistato dall'amministrazione pubblica. Una legge equivalente in Italia penso che non esista, perlomeno non uguale. Ci sono delle richieste simili ma non così stringenti. Quello che secondo noi appunto è importante mostrare è che anche in questi casi il software libero non è certo inferiore a quello proprietario, e per chi non avesse conoscenza di ciò era necessario fornire una spiegazione seppur piccola ma quantomeno organica. Se mi serve Ubuntu o qualcosa per fornire dei computer ai competenti della mia ASL, consultando quel libro piuttosto che magari 15 fonti su internet, posso farmi un'idea più chiara di quello che serve o di come eventualmente andare da privato, diciamo, ad aiutare
comunità a una persona che ha necessità di quindi stabilire se quello che c'è può funzionare oppure no. Considerate che le disabilità visive e motorie possono essere anche abbastanza gravi, nel caso ad esempio di quelle motorie possiamo parlare di persone che non riescono assolutamente a muovere alcuna parte del corpo tranne un dito e in Ubuntu e in GNOME tramite particolari tecnologie software ci sono delle cose che permettono di fare ciò. Credo che da questo punto di vista, come vedremo nell'ultimo talk su GNOME 3, al momento la versione 2, cioè quella presente in Ubuntu 10.10, sia la più funzionale, più funzionale per le persone con disabilità nel caso in cui c'è bisogno. Le versioni future saranno un piccolo salto nel vuoto, per cui ecco, nello specifico per chi avesse bisogno di un punto accessibile, la versione 10.10 casca a fagiolo su quel libro perché descrive una cosa che sicuramente funziona. Per il resto, a questo punto possiamo passare alle note di stesura. Aspetto. Che ovviamente l'abbiamo scritto mesi fa, quindi abbiamo totalmente sbagliato target, perché nel frattempo è cambiato, quindi posso un'altra, ma non so esattamente quello che c'è scritto lì, no. In realtà quello che probabilmente c'è da dire è che in effetti la cosa interessante di questo libro è che non è scritto da un tra virgolette esterno. Che Flavia comunque siamo due persone che partecipiamo a Ubuntu internazionalmente ed in Italia, quindi da un certo punto di vista siamo internamente, no, non so. Poi tu non ci riesci nulla di GNOME. Siamo all'interno quantomeno di alcuni flussi di informazione, quindi riusciamo ad avere una visione del tutto diversa rispetto a quella che potrebbe essere di un esterno. Se ad esempio consideriamo i vari testi su software come Windows o Mac, comunque scritti da giornalisti, persone che magari si interessano alle cose perché gli forniscono in anteprima di i CT, ma non partecipano attivamente allo sviluppo di ciò. Da questo punto di vista la EBLI secondo noi ha fatto anche una scelta interessante, non ha chiesto a chi che sia di scrivere un libro, che magari poteva anche scrivere male di noi per carità, però ecco, ha cercato di coinvolgere all'interno di un progetto editoriale la comunità stessa. Il libro infatti non nasce come il libro mio e di Flavia, siamo figli autori perché materialmente abbiamo passato giorni e notti a litigare e mesi a discutere, però è un libro della comunità editoriale, appunto. Questo sì, probabilmente c'è da riconoscerlo alla comunità e a lui. Sì, questo sicuramente. E dall'altro punto di vista credo che una cosa interessante sia stato il fatto anche che tante persone, in qualche modo ciascuno, a modo loro, ci abbiano un po' aiutato a testare anche quello che scrivevamo, no? Nel senso che, soprattutto per questo secondo libro, anche nel primo, però onestamente abbiamo avuto meno tempo per poter fare questo, abbiamo cercato anche un po' di raccogliere quelle che erano le necessità comuni. Allora, vi faccio un esempio, la parte sull'installazione. Mi ha telefonato mio cugino quei giorni che stava doveva fare un'installazione e mi fa, Dio, ma come si fa, come si fa? E io gli ho detto, guarda, ti mando il capitolo, leggilo, guarda se ti funziona tutto. E lui mi ha ritelefonato e mi ha detto, sì, guarda, sono riuscito a installarlo, ok. Per cui, no, per dire, insomma, è comunque qualcosa che persone che non sono esperte hanno provato. E poi anche in questo, per esempio, abbiamo scelto nell'ultima parte di fare questa piccola appendice che noi abbiamo chiamato come fare per, no? Cercando un po' di dare degli spunti, dei suggerimenti per come utilizzare, non so, magari un iPod, sincronizzare un iPod oppure l'iPhone oppure i dispositivi per la musica, insomma, cercando un po' di capire anche come era possibile render sì che questo sistema potesse essere anche più vicino a quelle che sono le nostre abitudini,
gli oggetti, i nostri oggetti quotidiani, insomma, e non renderlo qualcosa di astruso e lontano. C'è una domanda che spesso ci si fa, se bisogna avvicinarsi a un pensiero diverso e quindi cambiare noi, oppure adattare in qualche modo quello che c'è alle nostre esigenze. Io credo che questo libro possa in qualche modo aiutare proprio a trovare la chiave per trasformare un punto in qualcosa di nostro. E non è un caso, per esempio, che abbiamo inserito, tra le altre cose, tra gli altri easter egg che ci sono, pieno di strizzatine d'occhio, di piccoli spunti anche di un sorriso. Ci sono, per esempio, i nostri desktop, ci sono le conversazioni su IRC, ci sono degli screenshot presi dal forum, perché questa cosa ci fa capire che non è qualcosa di esterno, cioè per chi viene da mondi differenti non c'è la possibilità che c'è, fatto? Ok. Non c'è la possibilità di modificare e rendere proprio il sistema operativo. Quello che noi abbiamo tentato di dire attraverso questo libro è proprio questo, Ubuntu è un sistema operativo che però voi potete rendere vostro, vi diamo una chiave per poterlo fare. Intanto che Luca non so bene cosa sta facendo, volevo sapere se qualcuno voleva fare qualche domanda, aveva magari qualche curiosità in merito. Io. Ho visto che avete fatto un capitolo su Unity e Light. Avete pronta la 11.04 in quanto basata su quello? Sarà una totale riscrittura? Allora, quando abbiamo scritto quel capitolo, in realtà le voci che circolavano era che Unity sarebbe stata soltanto per le versioni MacBook. Quindi ovviamente lo abbiamo visto che parla della 10.10 tagliata come Unity per il MacBook. Sì, allora, se qualcuno di voi ha usato Ubuntu avrà visto che ha una certa interfaccia grafica, quella che ha mostrato prima Paolo rapidamente in una schermata delle sue slide, fatta due pannelli, uno in alto, uno in basso, uno sfondo e quant'altro, tradizionale. Negli ultimi anni, con l'avvento dei netbook, Canonical ha deciso di creare un'interfaccia tagliata particolarmente per quei dispositivi, in modo che fosse rapido utilizzarla e si potesse usare al meglio il poco spazio schermo. L'ultima incarnazione di questa interfaccia grafica si chiama Unity e fino a qualche mese fa era appunto tagliata soltanto per il MacBook. Recentemente è stato valutata la possibilità di estendere questa interfaccia anche al desktop. Se poi lo sfogliamo nel capitolo relativo ci sono delle immagini. Credo che a questo punto, qualora lo Apple decidesse di fare una nuova versione a settembre e quindi la 11.10, visto che a questo punto credo che la cadenza sia quella, ci toccherà perlomeno fare una riscrittura. Molti dei sì. Anche perché sinceramente non penso che basterà prendere il capitolo 8 o 10 quello che è e portarlo come capitolo 1. Ci sono molti paradigmi che sono cambiati, sia diciamo, rispetto a quello che è appunto attualmente, sia rispetto a quello che è un utilizzo normale o canonico di un computer. Quindi probabilmente dovremo concentrarci nel caso sul chiarire quelle che sono le nuove interfacce di paradigmi, quindi facciamo sempre più. Anzi, riscriverlo? Vogliamo riscriverlo? No, un'altra volta due mesi con me. No, un mese e mezzo, dai. Un mese e mezzo, un'altra estate insieme. Capito? No, ok, qualche altra domanda? Qualche posso altra? Fare una io? Prego. Senti, grazie. Sentite, tra il primo e il secondo libro, avete raccolto feedback da parte dei vostri lettori? Avete cambiato qualcosa in funzione di questo? Che cosa avete cambiato? Cosa vi hanno chiesto? Quali punti erano più oscuri, più chiari? Quali erano da chiarire? Bla bla bla. Che cosa avete fatto? Tanto, vi giuro, abbiamo fatto tantissimo.
Allora, l'idea è anche che il primo libro è stata una cosa molto veloce, nel senso che ci hanno sostanzialmente a maggio ci hanno chiesto se eravamo intenzionati a scrivere questo libro, a luglio ci hanno dato l'ok per la stesura e quindi poi il tempo della stesura vera e propria, anche se noi ovviamente avevamo cominciato già a preparare delle idee, delle bozze, è stato comunque molto molto veloce. Questo vuol dire che abbiamo un po' scritto quello che ci sentivamo, però ovviamente ci siamo poi resi conto una volta pubblicato che c'erano tante finezze che ovviamente non avevamo potuto fare. Finito il primo libro abbiamo cominciato un po' proprio a fare quello che dicevi tu, a raccogliere feedback, che devo dire in generale sono stati abbastanza positivi. Tante persone ci hanno scritto, e sostanzialmente persone che non conoscevamo, dicendo che avevano trovato interessante il libro e magari ci hanno dato qualche spunto, qualche suggerimento. Poi tantissimo ovviamente è stato proprio il colloquio con la comunità, quindi ovviamente ciascuno della comunità che era più esperto in un ambito oppure in un altro e che magari aveva avuto l'opportunità di sfogliare il libro ci ha suggerito magari di aggiungere un elemento oppure un altro. E, nonostante... Ovviamente Andrea, i suggerimenti di un tale Quadrispo sono stati completamente ignorati. sì, ci pensiamo e poi... Scusate, è una cosa nostra. Sì, assolutamente, però invece è stato proprio importante questo lavoro di dialogo, nel senso che nella prima stesura non abbiamo avuto proprio il tempo di poter approfondire così. Anche perché, piccola nota a margine, anche per Loewy era una cosa che non sapevano, cioè hanno provato, hanno visto che praticamente il libro poi ha avuto un riscontro in libreria e quindi hanno proposto di fare la seconda edizione, cioè la prima è stata vediamo che succede, non sapevano potesse esserci un mercato di quel tipo. In effetti un riscontro anche dalla casa editrice, gli scrivono? Non lo so, a me non, questa cosa non me l'hanno detta, come avrete capito ovviamente Luca ha delegato me a curare i rapporti con la casa editrice, dice che parlo meglio. No, in realtà io ci ho provato una volta, ho chiamato Marco, l'editor che ci seguiva, ed è stato Marco, ciao, sono Luca, devo dirti questa cosa. E lui, sì, va bene, c'è altro? No, beh, ciao. E abbiamo attaccato. Sento lei e poi chiacchierano le mezz'ore, non so di cosa. Probabilmente ha la voce più affascinante perché non lo so. Direi che abbiamo finito, quindi cediamo la parola, altre domande rapidissime. Un'ultima domanda. Io ho portato qui i due scatoloni di libri e con Filippo che lo portavamo qua, ma questi non potevano con un PDF, li abbiamo portati dal parcheggio fino qua. Allora la domanda, a parte la battuta, più che altro è sul mondo dell'editoria che sta cambiando totalmente, no? Si va più, sempre più verso il libro elettronico. Avete avuto proposte di una versione, diciamo, in formato elettronico? È prevista? Diciamo che abbiamo fatto noi la proposta. Allora, stavolta rispondo io perché è veramente il mio campo di lavoro. E noi, allora, all'OEB al momento non sono comunque intenzionati a esplorare il mondo dell'editoria elettronica. Non hanno nessun catalogo ebook e quindi ovviamente questa cosa impedisce la pubblicazione comunque di un ebook. Noi però abbiamo chiesto la pubblicazione e il rilascio anche gratuito almeno dell'altra versione, perché noi noi ovviamente siamo vincolati, quindi non possiamo rilasciare il PDF del nostro testo. Al di là del fatto tutti i diritti riservati. Al di là del fatto che non ce l'abbiamo proprio, io ho una versione in PDF della versione non corretta, però non possibile farlo ovviamente, però abbiamo chiesto comunque e ci hanno detto che la cosa era fattibile, insomma a fine d'anno come regalo di Natale, insomma di poter, non l'hanno ancora fatto, però, perché ci sono comunque delle cose legali sulle quali non possiamo... Quindi non valutano proprio la possibilità, ma non per forza gratuito, nel senso dell'ebook sui testi tecnici, neanche sui testi tecnici. No, al momento no, neanche sui testi tecnici. Io credo che sia, personalmente penso che sia
una mancanza questo, perché comunque sia, io penso che questo sia un libro che ha una durata nel tempo per come l'abbiamo strutturato, però è anche vero che comunque potendo fare degli aggiornamenti, potendo comunque fare delle cose in maniera diversa, sarebbe forse anche, sarebbe quel tipo di libro per il quale insomma ci potrebbe stare tutto. Giusto che mi sovviene, nel capitolo dedicato alla riga di comando c'è un esempio di script shell e c'è un collegamento per poter scaricare quello stesso script da internet e da Ubuntu One. È successa una bellissima cosa, cioè ho aggiornato il copyright su quel documento, l'ho salvato e ovviamente il link è cambiato, quindi non funziona. Nel caso contattatemi che ve lo farò sapere. E allora io, se non ci sono altre domande, se non ci sono altre curiosità, vorrei anzitutto ringraziare. C'è una domanda? C'è un'altra domanda? Una cosa molto da principiante, eccetera, eccetera. Se uno si approccia a questo libro, incontro questo libro, un consiglio, lo leggo in ordine o sfoglio l'indice e vado a ricaricare? La cosa più bella che mi hanno detto su quel libro è stato il fatto che si legge come un romanzo. Sì, per una persona che magari inizia, probabilmente almeno i primi 2-3 capitoli si possono leggere in maniera sequenziale, anche perché poi mi sembra che il terzo e il quarto capitolo sia proprio, il terzo sia dedicato all'installazione, il quarto sia dedicato proprio alla descrizione dell'ambiente e quelli che sono gli applicativi che troviamo già installati. Quindi sicuramente direi che fino al quarto capitolo può essere una cosa utile da leggere in maniera sequenziale. Poi ovviamente spero che arrivati al quarto capitolo ciascuno possa, come dicevo prima, trovare la propria chiave. E allora chi voglia magari trovare un altro, non so, un altro programma per andare su internet, o che invece voglia magari sfogliare le curiosità sul netbook o sulle reti, insomma, a quel punto poi io spero, e penso che anche Luca insomma, sia d'accordo su questo, che ciascuno possa poi trovare la propria strada all'interno di questo libro. Se non ci sono altre domande? Ok, allora, visto che non ci sono altre domande, io vorrei soltanto ricordare che il libro è in vendita e naturalmente tutti i proventi del libro e della vendita di oggi andranno ovviamente a Luca che ci ospita, questo mi sembrava grazie. Assolutamente doveroso, insomma. Quindi compratelo tutti, così è anche un modo per aiutare Luca e per aiutare ovviamente per altre iniziative come queste. Perché ecco, c'è questa frase che è molto bella, che riguarda l'open source, non è mia ovviamente, però mi piace condividerla e con questa chiudere. Il mondo sarà libero e noi speriamo, come abbiamo scritto anche nella dedica, che ciascuno di voi, ciascuno di noi, possa renderlo un po' più libero, anche soltanto con un gesto, una parola. Grazie. Abbiamo scritto anche nella dedica che ciascuno di voi, ciascuno di noi, possa renderlo un po' più libero, anche soltanto con un gesto, una parola. Grazie. Ringrazio gli enti che hanno patrocinato l'iniziativa, ricordo il comune, la provincia, Confindustria e il COSIF. Lascio subito la parola al vero artefice di questa serata, che è lui che ha avuto tutti quanti i contatti con i vari relatori, Andrea Colangelo, che ci parlerà dei miti da sfatare. E io e Paolo scendiamo dal parco perché siamo stati fare i vecchi del Muppet e poi ritorniamo qua sopra. Buon divertimento. Allora, adesso parliamo di miti, nel senso di leggende metropolitane, di falsità, di dicerie, di affermazioni più o meno sbagliate, più o meno vere, messe in giro per vari motivi, perché spesso chi non conosce bene gli argomenti parla ugualmente, si professa
conoscitore della materia in lungo e largo, ed ecco che vengono fuori non i cerchi del grano, ma delle, insomma, delle dicerie che poi si trascinano, vengono riferite, eccetera. Il debunking dei miti, cioè il prendere un mito, sfatarlo, dimostrare perché è falso, è un'attività molto diffusa, ricorda un pochettino quella delle FAQ, delle domande più frequenti, perché è utile, perché chi il mito lo conosce vede confermate le sue convenzioni, chi il mito lo conosce sbagliato trova delle motivazioni per cercare di capire perché è sbagliato e convincersi del fatto che sia sbagliato, chi non sa nulla dell'argomento comunque impara qualcosa, quindi accontenta tutti. E quindi cominciamo subito col primo mito. Voce, ops, ecco. Anzi, prima del primo mito, si sente? Bene. Prima del primo mito, perché 10? Io quando ho cominciato a preparare queste slide ne avrò raccolti una trentina di miti su Ubuntu e sul software libero. Ne abbiamo scelti 10 perché che è il periodo di 10.10, 10.10.10, sapete tutta la storia di Maverick, eccetera. E poi 0.0.1.0 fa 42, un numero importante, se non lo sapevate, sapevate, insomma. Primo mito. Linux è tutta roba da terminale. Vabbè, questo si sfata subito. Si sfata subito, non c'è bisogno di discutere nulla, basta andare su Google Immagini, fare una ricerca del tipo Ubuntu Screenshot, trovate delle opere d'arte come questa, o come questa capolavoro, proprio Picasso, il cubo che gira, gli sfondi animati, la pioggia, la neve, tutto, tutti gli effetti. A parte queste tuzzate enormi, insomma, che con Linux oggi sia tutto da terminale è una grossolana falsità. Con Ubuntu io penso che non ci sia nessuna attività che un utente medio debba fare che non si possa fare per via grafica. Il secondo mito invece è un pochettino più radicato, forse. Dice Ubuntu è più difficile di Windows. Mettiamola su questo piano. Chi è stato al Linux Day che si è fatto a fermo a ottobre, magari ha ascoltato il talk su Linux contro Windows. Lì vi è stato dimostrato che tra Linux e Windows, da un punto di vista tecnologico, sotto il covo, come si dice, le differenze tecnologiche sono enormi. Sono enormi. Tutto sommato, però, l'interfaccia non è che sia così straordinariamente diversa, l'interfaccia con l'utente. Facciamo un paragone, come se voi confrontaste una Ferrari costruita l'anno scorso con 500 di 50 anni fa, cioè, tecnologicamente c'è un abisso, però tutto sommato l'interfaccia con l'umano, con l'autista in quel caso, insomma, sono sempre tre pedali, un cambio, un volante, certo meglio la Ferrari, ed è il motivo per cui noi usiamo Ubuntu tra l'altro, però dovendo scegliere, ma tutto sommato non è che ci siano poi queste differenze clamorose. Nel momento in cui si comincia ad utilizzare Ubuntu, se uno ha l'approccio di arrivare su Ubuntu e aspettarsi di trovare il menu applicazioni in basso a sinistra, l'orologio in basso a destra, esplorare risorse da qualche parte, eccetera, è ovvio che pensa che sia difficile. Ci vuole un pochino di alacrità mentale, un po' di voglia di imparare qualcosina di nuovo. Probabilmente se una persona fosse abituata ad utilizzare sempre Ubuntu e poi passasse a Windows, molto probabilmente direbbe quella stessa frase al contrario, direbbe che Windows è più difficile di Ubuntu. Cambiare è difficile. Ci vorrebbe, insomma, una testimonianza da parte di qualche figlio di genitore illuminato che addestra il figlio con Ubuntu e poi magari gli chiediamo, tu per esempio? C'ho due figli. Ma anche Gaspa per esempio, a casa di Gaspa che ci sono dei figli, lì è vietato usare Windows per motivi familiari, quello di calcio, pure da te. E allora quando saranno maggiorenni e scopriranno Windows verremo a chiedergli che cosa ne pensano, magari li portate qui. Quindi insomma Ubuntu più difficile di Windows, insomma, diciamo che non è vero. Vai. Sta arrivando. Io sono sempre un ignorante di prima, io usavo Windows e adesso sto usando da 2 anni Ubuntu e adesso c'è la nuova versione di Windows e io proprio difficile qui. La conosco ma non ci siamo messi d'accordo prima, non è. Numero 3. Qui magari qualcuno dirà, però, insomma, aspetta, che l'hardware.
Anzi, vediamo un po', c'è qualcuno che è d'accordo con questo mito? C'è qualcuno che pensa che Windows abbia un miglior supporto per l'hardware? Alzate le mani. Solo sul nuovo hardware. Recentissimo, nel senso, quello vecchio può darsi che non potrà riconoscere la periferica Windows Server per Vista. Tutti gli altri pensano che Ubuntu abbia un supporto per l'hardware migliore? Mi fa piacere, è confortante. Ma aspettavo più mani alzate. No, non è vero. Windows 7 specialmente non è proprio vero. C'è un supporto migliore. Vabbè, mi fa piacere. In effetti quell'osservazione lì era giusta, a volte Linux ha qualche difficoltà con l'hardware di costruzione più recente. In realtà tutti quanti, bene o male, abbiamo smadonnato dietro a Linux o Ubuntu o qualcosa del genere. C'è un'eccezione però, questo SMB3, sì, che gli altri sistemi operativi, è vero, è verissimo. È vero. No, dicevo, bene o male un po' tutti abbiamo smadonnato dietro a Ubuntu che magari... Niente, si ostinava a non riconoscere quella scheda grafica, si ostinava a non collegarsi a quella rete internet wireless, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà affermare che Windows abbia un miglior supporto per l'hardware è una grossolana stupidaggine. Se voi prendete un computer, insomma, non troppo recente appunto, ma insomma un computer normale di quelli che si trovano in tutti i negozi, e provate ad installarci Windows, quasi sicuramente qualcosa non funzionerà a meno che non installate i driver del produttore. Ci installate Ubuntu e quasi sicuramente vi funziona tutto subito. E dice, sì, vabbè, ma a me che me frega, o c'è me le da Windows, i driver, o me li dà il produttore, bene o male, il computer lo uso lo stesso. Insomma, ci sarebbe da discutere su questa affermazione. Mettiamola così, insomma, per chiudere un pochettino il discorso. Dire che Windows abbia un miglior supporto per l'hardware magari non sarà un mito di quelli clamorosi, ma non è neanche una verità assoluta. E le cose migliorano di giorno in giorno. Rispetto a parecchi anni fa, oggi la situazione è ancora migliore, probabilmente in futuro lo sarà ancora di più. Cerchiamo anche di fare acquisti hardware rodati. Non fiondiamoci al supermercato che offre il 20% di sconto, con i prezzi raddoppiati il giorno prima, e pigliamo la prima cosa che capita. Okay, vediamo, andiamo su internet, controlliamo che l'hardware sia supportato e poi compriamo. Mito numero 4 è uno dei miei preferiti, perché dice Ubuntu è solo per newbie. Anzi, non solo per newbie, non useremo la parola newbie, useremo il termine coniato da Luca Ferretti, che non vedo, è da qualche parte, sul suo blog, per definire questo utente, insomma, un pochino poco pratico, poco tecnico, non molto esperto, eccetera. Piuttosto che newbie, tonto, queste affermazioni così, lo chiameremo diversamente utente. Ecco, dice Ubuntu è solo per i diversamente utenti. Allora, in realtà la frase sarebbe corretta, se non fosse per quell'avverbio solo. Perché dà l'idea che un prodotto che è destinato all'utente finale nell'ottica della facilità d'uso e della semplicità d'uso, sembra quasi che questo aspetto sia un aspetto negativo, che sia un aspetto deleterio, che renda il software di più scarsa qualità, che lo renda meno, non lo so, meno efficace, meno utile. A me invece la semplicità piace, mi piace molto. Poi il bello delle leggende metropolitane è che si contraddicono in continuazione. Prima vi venivano a dire Ubuntu è più difficile di Windows, adesso vi vengono a dire che Ubuntu è soltanto per Dio. Potresti anche trovare gente che dice cose come questa, che Ubuntu è solo per nerd. Allora, o è solo per newbie, o è solo per nerd. Oppure per tutti e due. Oppure fare queste distinzioni, fare queste categorizzazioni, è stupido. Non ci spendo molte parole. Verso la fine Andrea Gasparini vi parlerà di un talk, cioè presenterà un talk nel quale vi parlerà di alcuni strumenti che Ubuntu mette a disposizione per la realizzazione di programmi, la realizzazione semplice di programmi, che coniugano molto bene questa semplicità d'uso con la potenza di poter, e la possibilità di poter fare cose complicate, cose per gente di un certo livello. Lo vedremo, ne parlerà dopo Gaspa. E qui dice, ma aspetta, cioè, c'è qualcosa che non va, tu fai un punto di vedere, ma stai appunto a fermo, ci parli bene di qua, a un certo punto ci vorresti dire che non è vero che appunto non cresce mai? Sì, ve lo voglio dire, perché non è vero.
Non è vero che Ubuntu non cresce mai, non è vero che Ubuntu non è inattaccabile dagli hacker e malintenzionati vari, non è vero che Ubuntu è la soluzione di tutti i mali dell'universo. Perché vi dico questo? Quando troviamo i nostri amici che usano quell'altro sistema operativo un po' più famoso e cerchiamo di convertirli, non è una parola che mi piace, però insomma rende bene l'idea, tipicamente gli presentiamo tutti i possibili vantaggi di Ubuntu, tranne l'unico che è veramente importante, quello su cui ci ha parlato e ci ha illustrato magistralmente Paolo prima, la libertà. Il problema è che il concetto di software libero, ammesso che uno conosca cosa è il software, come diceva giustamente lui, il concetto di software libero arriva molto lentamente. È un messaggio difficile da concepire e da realizzare. E allora ecco che si magnificano tutta una serie di qualità che sono vere, per carità, perché sicuramente Ubuntu è più stabile, più performante, più veloce, meno virus, meno tutto. Ma quando poi si arriva ad esaltare esageratamente queste qualità, si cade in una trappola. Perché anche se magari Ubuntu non crasha con questi risultati esplosivi, però qualche volta potrebbe succedere, perché come tutti i prodotti umani è fallace e fallabile, qualsiasi software presenta dei bug. E allora quando voi avrete detto al vostro amico guarda Ubuntu è stabilissimo, non cresce mai, e invece poi qualcosa gli succede per davvero, allora lui tornerà da voi e vi dirà la frase più brutta che uno si possa sentire dire. Vi dirà ma dove hai detto che Ubuntu non cresceva mai, guarda ho perso 2 giorni di lavoro, a sto punto mi tenevo Windows. Ed è una coltellata al cuore, è bestiale, è tremendo. Cerchiamo di fare promozione con intelligenza, chi vuole promuovere Ubuntu lo faccia con intelligenza, a volte è meglio fare 0 pubblicità piuttosto che fare della pessima pubblicità. E poi vi dico, Ubuntu è già di per sé tanto migliore sotto vari aspetti rispetto al sistema operativo alternativo più famoso, che non c'è bisogno di magnificarli ulteriormente. Ecco. Quindi, Ubuntu non cresce mai? No, cresce molto di meno di quell'altro, però qualche volta può capitare. Questo è un altro dei miei miti preferiti, perché poi mi tocca personalmente, perché ogni tanto qualche aggiornamento capita di farlo a me, sempre troppo pochi, ma ogni tanto capita. Dice, gli aggiornamenti di Ubuntu possono creare problemi. Sarà. Probabilmente chi dice queste cose lo fa perché ha a mente come funzionano gli aggiornamenti da quell'altra parte. È brutto fare i confronti sempre con quell'altra parte, però danno subito l'idea. Di là fare gli aggiornamenti è un massacro, non si sa mai bene perché, per come, che cosa aggiorni, quando, se te l'ha scaricato, se te la stai installando, non si sa mai bene. E poi soprattutto te li fa nel momento peggiore, quando tu devi chiudere il portatile e scappare via, sbagli a premere il tasto invece di spegnere si dice installazione di aggiornamento 1 di 350 in corso, non spegnere il computer se no scoppi. E tu invece devi andare via e non sai che fare, poi spegni e speri nella fortuna. Dalle nostre parti funziona un po' diversamente. Quando accendi il computer, l'update manager si scarica gli aggiornamenti, se ce ne sono te li presenta e ti dice in maniera trasparente cosa c'è da aggiornare, perché e se vuoi farlo. Se gli dici di no, saluti, ci vediamo domani. C'è un altro problema poi, che è quello dei problemi in particolare, le regressioni, che è un mostro bestiale. Le regressioni sono le situazioni nelle quali correggere un bug lo risolve quel bug, la patch risolve quel bug, ma introduce un nuovo bug magari ancora più grande. Da quell'altra parte, sul sistema operativo alternativo ad Ubuntu, a volte ci sono state delle regressioni, alcune anche abbastanza importanti. E quindi è maturata un pochettino di diffidenza, sommata poi alla pessima gestione, ha fatto sì che insomma la gente non si fidi più tanto di quegli aggiornamenti. Dalle nostre parti le cose sono un pochettino diverse. Dice, ma tu vorresti dirci che non ci sono mai regressioni come i crash di prima? No, le regressioni possono venire sempre, ma la procedura burocratica attraverso la quale le patch vengono portate agli utenti fa sì che questo rischio sia minimizzato. Le patch vengono testate da gruppi sempre più larghi di persone, di sviluppatori e di tester, e solo dopo arrivano a tutti voi. Facciamola breve, fidatevi di uno che conosce un pochettino funziona sta faccenda. Io non mi sognerei mai di disattivare gli aggiornamenti di Ubuntu, magari sono un po' noiosi, di rubano banda, eccetera, però non li disattivate, fateli sempre, fidatevi. Potresti spendere 2 parole sul, in particolare sull'aggiornamento del kernel, delle differenze magari che
se Ubuntu necessita di riavvio oppure no. Allora, infatti è una questione delicata, anche perché spesso le persone pensano che il sistema venga aggiornato soltanto quando c'è l'aggiornamento del kernel, perché vedono le due scrittine all'interno di group e quindi pensano che sia cambiato qualcosa. Il kernel è un componente talmente delicato che viene, diciamo, gestito in maniera un po' separata, un po' diversa. Normalmente gli aggiornamenti sovrascrivono il pacchetto preesistente. Per esempio, uno ci ha installato Firefox, una certa versione, esce un aggiornamento perché è stato scoperto un bug di sicurezza, la nuova versione del pacchetto sovrascrive la versione precedente. Tu ti ritroverai alla fine con un'unica versione di Firefox, che è quella più recente. Nel caso del kernel, proprio per la sua delicatezza, un aggiornamento abbastanza importante, non un banale bug fix scemo, ma insomma un aggiornamento un po' più significativo, installa una successiva versione del kernel e tu te le trovi tutte e due. Group viene aggiornato appositamente in modo da darti la possibilità di scegliere quello nuovo o quello vecchio. Proprio perché nel caso che su quello nuovo ci sia qualcosa che è rotta, tu puoi opzionare il kernel precedente. Sostanzialmente la differenza è questa. Poi dal punto di vista interno il kernel team c'ha tutte le sue procedure burocratiche, ma insomma quelle ci interessano relativamente. Sì, però la differenza è che non devi riavviare il sistema quando l'aggiornamento è venuto. No, il kernel viene consigliato di riavviare, sì. Se tu dici no, non succede comunque. Ah, no, dopo 10 minuti lo richiede. Assolutamente sì. L'aggiornamento del kernel è richiesto perché insomma è un componente talmente vitale che il reboot è necessario, anche se forse in futuro non sarà più possibile. Insomma, vedremo se sarà implementata una tecnologia che evita questo riavvio. Quello che dice Marco è giustissimo. Qualunque aggiornamento voi facciate, il reboot non è indispensabile, non vi arriva nessuno ogni 5 minuti a dirvi riavvia. Assolutamente. Anzi, mentre fate gli aggiornamenti del computer, voi lo continuate ad utilizzare come prima. Io ho fatto decine di volte l'aggiornamento di Firefox mentre stavo navigando con 50 tab aperte. Mai esploso. Quindi, giustissimo. Mito numero 8. Su questa slide che non piace a qualcuno, Ubuntu ha poche applicazioni, dice. Io ho controllato l'archivio di Natti l'altro ieri, Natti è la versione che uscirà ad aprile. C'erano 40.000 pacchetti binari circa. Dice sì, però non sono tutti i programmi. È vero, ci sono librerie, simboli di debug, documentazione. Diciamo che sono un 25-30.000 programmi. Dice sì, vabbè, sono ancora tanti, però ovviamente rispetto al milione di programmi che esistono per quell'altro sistema operativo. Non è soltanto una questione di quantità, è anche una questione di qualità del software. Se voi siete su quell'altro e avete bisogno di fare una certa cosa, vi serve un programmino, lo cercate su internet, trovate il sitarello di un ragazzetto di 12 anni che con un po' di tecniche di SEO fatta bene ha spinto in alto il sito sui motori di ricerca. Andate lì, installate questo programmetto scritto in Visual Basic, da questo ragazzo che c'ha una base di installato di 4 persone, lui, la mamma, un amico e uno che passava per sbaglio. Programma non più installato, non più utilizzato, discontinuato, cioè non più mantenuto, pieno di bug e di vulnerabilità di sicurezza. È sicuro che per Windows ce ne stanno tanti di programmi così, ma veramente tanti. Voi siete sicuri che avere nel novero delle applicazioni installabili programmi del genere sia positivo? Secondo me no. L'archivio di Ubuntu, da questo punto di vista, è messo nettamente meglio. Certamente ci sono dei programmi che insomma non sono al massimo della forma, che richiedono un po' di amore, però complessivamente la situazione è nettamente migliore. Ecco, è un po' come il mito sull'hardware. Diciamo che non è proprio un mito clamoroso, anche perché ci sono dei settori specifici e delle applicazioni specifiche che per Ubuntu non sono ancora disponibili, cose un po' specialistiche, cose un po' particolari. Però non è neanche questa verità divina scesa dal cielo, insomma. Quindi io in generale raramente trovo dei programmi di cui ho bisogno che non sono presenti nell'archivio. E questo è il mio preferito in assoluto. Dice, alcuni dicono che installare applicazioni su Ubuntu è difficile. Insomma, io vi invito, se trovate gente che al giorno d'oggi dice ancora cose del genere, andate in tribunale, querelate, denunciate, fate qualcosa. Perché voi mi dovete spiegare cosa c'è di difficile nel cliccare applicazioni, Ubuntu Software Center, scrivere il nome dell'applicazione e installare l'applicazione. Perché quello c'è da fare, perché è tutto Ubuntu. Soprattutto se vi confrontate, continuiamo, ma questa è l'ultima volta che faccio il confronto con l'altra parte,
Se voi vi confrontate all'altro sistema operativo, dove per installare le applicazioni sembra che dovete fare un intervento a cuore aperto, perché ti devi trovare il programma, te lo devi scaricare, lo lanci e ti dice di chiudere tutte le applicazioni, di spegnere l'antivirus, di andarti a fare un rosario, devi rispondere a una macello di domande, il patch di installazione, magari un paio di riavvii perché lo serve, l'altro da un'altra ripulita, insomma, diamoci calma. E c'è gente che ancora oggi continua a dirlo, probabilmente è un retaggio dei tempi di configure, make install, ma insomma saranno passati anni, oggi Apt-get gestisce le cose in maniera totalmente diversa e molto più easy. Quindi insomma non ci perdo altro tempo, questo è proprio un mito clamoroso. Facciamo come il gatto, piuttosto che appena installato Ubuntu c'è la zampetta sul tasto invio perché ha espulso il CD, ha riavviato e poi è stremato perché un gatto è stanco dopo tutto questo lavoro. 10. Su una slide rubata a Paolo San Michele, se ve ne siete accorti. Solo un programmatore può contribuire ad Ubuntu. Voi avete capito che lungo queste slide c'è un percorso di avvicinamento al software libero, ad Ubuntu, all'utilizzo di Ubuntu. Adesso il nostro diversamente utente vuole ridare qualcosa indietro e vuole contribuire ad Ubuntu. Va dal suo esperto locale di computer, esperto locale definizione XKCD, che conoscete, che usa quell'algoritmo della vignetta, e gli dice, sai, vorrei contribuire ad Ubuntu. E lui gli dice, no, ma sei pazzo, solo un programmatore può contribuire ad Ubuntu. Questa la dimostriamo induttivamente, proprio. Facciamo una dimostrazione pratica. Alzino la mano tutte le persone che contribuiscono ad Ubuntu in qualche modo. Alzate. Alzate. Lo alzo anch'io, conto una ventina di mani. Adesso alzino la mano tutte le persone che contribuiscono ad Ubuntu nel settore dello sviluppo. Siamo in due. E dice, tutti gli altri che fanno? Un po' l'ha detto Milo prima. Documentazione, traduzione, assistenza agli utenti, forum, wiki, installano il computer sul Ubuntu sul computer degli amici, vanno per conferenze, lo promuovono, si mettono la maglietta comprata allo stand del Fermolug, bla bla bla. Io penso che qualsiasi persona con due neuroni messi in croce che ogni tanto se parlano tra di loro può contribuire ad Ubuntu. Quindi chiunque voglia è il benvenuto. La comunità internazionale e la comunità italiana sono due comunità splendide. Segnatamente la comunità italiana, che oggi è rappresentata da illustri membri, è una comunità e una famiglia meravigliosa nella quale si incontra gente in gambissima, nonostante il sottoscritto, ma gli altri sono in gamba per davvero, persone con le quali riesci a stabilire un rapporto professionale, un rapporto di amicizia che a volte va anche oltre la semplice collaborazione con Ubuntu. Si stabiliscono delle amicizie vere e quindi insomma chi vuole contribuire, per esempio lì c'è un nuovo contributore che non ha mai fatto nulla per Ubuntu. Volevo fare una domanda. Che età ha il più piccolo contributore ad Ubuntu.it? Che io sappia, si chiama Paolo Rotolo, lo salutiamo tutti, e ha 11 anni. Lo salutiamo tutti perché ci vedrà in quella. Un ragazzo grandioso, simpaticissimo, voleva essere qui con noi oggi, purtroppo non ce l'ha fatta per vari motivi, un po' lontano. Però appunto, 11 anni. A 11 anni si può diventare un Ubuntu, si può contribuire ad Ubuntu, magari si può diventare un Ubuntu member. Conosco degli Ubuntu developer che hanno 14 anni e hanno l'accesso all'archivio e caricano pacchetti che voi utilizzate, come me e come Gaspar. Quindi insomma, chi vuole dare una mano, noi siamo a braccia aperte e vi accogliamo. Tra mailing list, forum, Vini, IRC, eccetera, i modi per trovarci ce ne sono a tonnellate. E adesso, il minutino che è rimasto, il mito bonus che se c'è qualche utente di Debian rimane sconvolto. Perché il mito bonus è che Debian è migliore di Ubuntu. E io vi dico, è falso. Ma vi dico anche che è falso anche che Ubuntu è migliore di Debian. E allora dice, no, aspetta, o uno è migliore dell'altro, l'altro è migliore dell'uno. No, secondo me è sbagliato metterla in questi termini. I sistemi operativi, per quanto simili come Debian e Ubuntu, sapete che Ubuntu deriva da Debian, molti pacchetti sono in comune, per quanto simili tra di loro, i sistemi operativi sono degli oggetti estremamente complessi ed estremamente articolati. Parlare di migliore qualità dell'uno o dell'altro in termini assoluti è un errore colossale. Parliamo piuttosto di maggiore adeguatezza dell'uno o dell'altro in certe situazioni o in certe altre situazioni. Ci sono ambiti in cui è sicuramente meglio Debian, ci sono ambiti in cui è sicuramente meglio Ubuntu. In generale, nell'ambito del software libero, tutti gli atteggiamenti del tipo qualcosa è migliore di qualcos'altro sono probabilmente da evitare.
Nella storia del software libero ne abbiamo fatti a tonnellate. VI contro Emacs, Debian contro Red Hat, GNOME contro KDE, eccetera. Soprattutto nell'ultimo caso, io e Luca ci divertiamo a prendere in giro Silvia che usa KDE, ma quello è normale, insomma, tu usi KDE, non è colpa mia. Ok, finché si resta sul goliardico va bene. Il problema è che a volte ci si scanna dietro queste cose, ma davvero. L'ultimo esempio, Unity, quando Mark Shuttleworth ha annunciato la decisione clamorosa che sarebbe stata installata Unity al posto di GNOME Shell, Luca e Milo ce ne parleranno più tardi. Da certi ambienti del software libero sono partiti dei messaggi di amore che non vi dico. Atteggiamenti del genere probabilmente fanno male a tutti. Il bello del software libero è proprio la libertà del software. Il problema è che la libertà è qualcosa di difficile da gestire e da maneggiare, è una grande responsabilità. Cerchiamo di abituarci ad usarla bene all'interno della comunità del software libero. In realtà vedrete che questa è una cosa complicatissima, perché dopo questo bel pistolotto che vi ho fatto, nell'ultimo talk appunto, quando si parlerà di GNOME 3, ribalteremo completamente la situazione e parleremo male di tutti e di tutti, giusto? Esattamente. E detto questo, vi saluto e vi ringrazio. Riuscirà a sfatare il vero mito, quello di utilizzare programmi proprietari sotto punto, come per esempio AutoCAD, un codice sorgente proprietario? Tocchi un tasto dolente. Io ci ho un pochettino accennato quando dicevo che nell'ambito del mito ci sono poche applicazioni, ci sono dei settori in cui la cosa è talmente specialistica che non ci sono delle alternative validissime o comparabili. È un problema delicato. L'opinione generale è che ci siano dei settori nei quali il software libero non è sufficiente a sviluppare dei software così complessi, per esempio AutoCAD, nonostante comunque ci siano delle alternative, non a livello di AutoCAD in particolare, però probabilmente delle alternative ci sono. Io francamente non so dirti se questo scoglio sarà mai superato. Non sono particolarmente ottimista, ma è una mia opinione personale. Sicuramente sarebbe molto bello vedere un giorno una soluzione alternativa e libera a qualsiasi tipo di software proprietario. Diciamo che per ora è una speranza, secondo me, piuttosto vana, però chissà, magari in futuro le cose potrebbero cambiare. Puoi fare degli esempi quando è meglio se vuoi usare Debian o Ubuntu? Allora, lo stereotipo classico è che Debian è ottimo per i server e Ubuntu è ottimo per i desktop. Io ho avuto un'esperienza personale su un server in cui Debian non ci ha soddisfatti, perché praticamente collaboravo, era un progetto software per un motore di ricerca, una cosa a cui stavamo partecipando, che era ospitata su un server di un provider di Perugia, Forinico, che ci ha detto: vi mettiamo a disposizione una macchina virtuale, noi di solito ci mettiamo Lenny, parliamo di un annetto fa. E noi abbiamo detto: sì, benissimo, Debian, non ci sono problemi, è stabile, è veloce, è performante, eccetera. Abbiamo avuto tre problemi. La versione più recente di Python era Python 2.5. Non c'era Bazaar 1.0 o 2.0, non mi ricordo, una delle versioni più recenti ci serviva. E non c'era Python 3. Fatto sta che abbiamo dovuto togliere di mezzo Debian e abbiamo messo Lucid. Perché Squeeze è ancora in fase di sviluppo. Sì, versione server. Quello è stato un esempio in cui Ubuntu si è rivelata superiore a Debian. Se non ci fossero stati questi problemi legati all'obsolescenza di certi software, sicuramente Debian sarebbe stata ottima. Ecco perché dicevo, non è che Debian è migliore sempre. Ci sono situazioni e situazioni, andrebbero analizzate caso per caso a seconda di quello che vuoi fare e di come lo vuoi fare. Detto questo, coffee break, se il coffee ce l'avete. Detto questo, se ci permetti una domanda. Vai. C'ho la voce abbastanza, non so se hai sentito una... Forse non so se hai avuto l'occasione di sentire di quella polemica tra la Microsoft e Apple per l'App Store, che
praticamente Apple vorrebbe brevettare il marchio App Store e Microsoft si è opposta perché ha detto che è un termine molto generico. Non credi che Ubuntu dovrebbe molto puntare su questa sua caratteristica che deriva da Debian, dall'APT, dall'Ubuntu Software Center, che effettivamente ci permette di scaricare insomma, software non a pagamento proprio. Quindi insomma, penso che sia uno dei grandi pregi di questo sistema. Beh, sul Software Center è stato fatto un lavoro enorme. L'ultima versione rispetto alla precedente, di passi avanti ne sono stati fatti tanti. Francamente non sono aggiornato sugli ulteriori sviluppi, non so se Milo, se Paolo che è stato DS sa qualcosa, magari se guadagni il palco ci aggiorni. Sì, perché c'è il microfono. Il Software Center ha una novità che è già nella roadmap, non so se atterrerà sulla 11.04 o sulla 11.10. Verrà permesso di lasciare donazioni di denaro ai software che si scaricano. Questo è il primo passo per poi creare l'infrastruttura per poter anche acquistare software tramite il software center. Ora chiaramente sono cose che sono abbastanza basse. Bene? Se c'è una possibilità di acquistare alcuni programmi c'è già, ma soltanto quelli diciamo approvati dal precedente canonico. Credo i codici multimediali per formati particolari, DVD player, non so se qualcos'altro, però ecco, fluendo. Dovrebbe allargarla. Ma nel momento quindi atterra. Sì, c'è l'azienda che lo propone a canonica. Lo approva e lo inserisce man mano nel l'infrastruttura per acquistarli c'è. No, io dicevo diciamo per uno dei pregi di Ubuntu è insomma lo store, che è il negozio. Penso che sia uno dei pregi da poter divulgare maggiormente, insomma noi ne parliamo magari della possibilità che si possano prendere pochi virus e di altre cose, però insomma, Apple ne ha fatto veramente un grande mercato del loro Apple Store, quando invece insomma, Debian con l'APT lo faceva già 10 anni fa, loro volevano brevettare il nome App Store, insomma. Microsoft si è opposta perché sono in contenzioso per questo nome. Ho capito. No, questa storia non la sapevo. Però. Questa è una brevetti. Notizia che ho letto su un quotidiano. Insomma. Un attimo che volevo portare un contributo umoristico a questa. Che Microsoft si è opposta perché dice Application Store, sì. Un nome troppo generico. Dimenticandosi che loro hanno previsto una parola Word. Windows. Windows, ok. Finestre. Ma Word è ancora più generico. Però in ogni caso ci sono queste cose. Se passate il microfono davanti, quindi. Anche senza microfono. Volevo chiedere qualcosa di più sulla vulnerabilità ai virus di Ubuntu e come si trova dipende in esperto. Ma io personalmente di virus per Ubuntu o per Linux in generale non ne conosco nessuno. Probabilmente qualcuno ci sarà, cioè, se uno guarda nel repository di Ubuntu degli antivirus ci sono, in genere destinati ai server per la posta, per cose del genere, qualche antivirus c'è. Io personalmente un antivirus sul mio computer non l'ho installato mai. E appunto, ripeto, conoscenza di virus e soprattutto di virus di quelli cattivi, di quelli che fanno molti danni, non ne conosco. Anche perché il criterio dei permessi, la distinzione netta col kernel space, tutta una serie di ragioni tecniche fanno sì che fare dei danni clamorosi per un virus sia molto difficile, così come riprodursi è molto molto difficile. Magari qualche virus ci sarà, magari ne sarà fatto qualcun altro in futuro, però io che ne sappia io non ne conosco nessuno. Grazie, difatti tornando ai miti di prima, uno di quelli che io ho sentito sin dall'inizio è proprio l'invulnerabilità. È il discorso che facevo prima, uno ti dice invulnerabile, poi alla fine un virus esce e tu dici vabbè, ma allora cautela, per ora stiamo tranquilli, probabilmente saremo anche in futuro, però non è che siamo straprotetti al 100%, qualcosa ci sarà, insomma, da qualche parte su internet un virusetto c'è. C'è Flavia che voleva fare una domanda.
A proposito di questioni umoristiche, proprio in risposta alla questione del neofita del virus, se mi permetti una frazione di secondo, volevo raccontare una piccolissima esperienza. Appena arrivata nel mondo di Ubuntu, non sto parlando proprio appena arrivata, mi si apre una finestrella che mi diceva che dovevo scaricare un programmino, non mi ricordo che cosa, e io, insomma, un po', sinceramente, francamente, un po' tonta, provo disperatamente a installare questo programma, quindi do le password, tutto quanto, niente, non si è installato. Fino a che non mi ricordo chi, insomma, credo che fece una segnalazione, forse addirittura a Milo, perché pensavo che fosse un array di interruzione, così, e allora venne fuori che stavo tentando disperatamente di installarmi un virus. Ebbene, non ci sono riuscito, mi dispiace. Va bene, così va. Ok, se non c'è altro, facciamo sto break senza coffee, a meno che non lo siete portato. Eccoci di nuovo, e questa volta invece sono relatrice insieme a Silvia, che presento, Silvia Pindelli, per presentare un progetto diverso. Prima Andrea ha sfatato alcuni dei miti e allora ci piaceva sfatare un altro dei miti del Linux e dell'open source, il fatto che non sia un mondo per donne. E beh, insomma, noi stiamo provando proprio esattamente il contrario, stiamo cercando di portare avanti il messaggio contrario. Iniziamo questa nostra chiacchierata con una slide che è ovviamente una provocazione, Floss is Gloss. Il gloss, ovviamente, per chi lo sappia o per chi non lo sa, è il lucida labbra, il rossetto. Perché questa provocazione? Perché il problema di quando si parla di donne e di open source ce ne sono tantissimi. Uno di questi è sicuramente non soltanto il ruolo delle donne, ma qual è la situazione del femminile all'interno del mondo open source. Le tematiche che potremmo affrontare sono diverse, cercherò di affrontarle nel modo più oggettivo possibile, e proprio questo già è, per esempio, uno dei problemi, la questione dell'oggettività. Ci si domanda se il mondo dell'open source, il mondo dell'informatica, debba essere un mondo, tra virgolette, sessualizzato, cioè se ci sono degli approcci maschili o femminili, se l'essere uomo o donna influenza e come influenza, se effettivamente gli uomini hanno delle competenze diverse da quelle delle donne e le donne ovviamente delle competenze diverse da quelle degli uomini. Insomma, ci si fa tante domande. Uno dei problemi che spesso molte donne che si avvicinano a mondi prevalentemente maschili si trovano a vivere è quello di dover in qualche modo scendere a patto in un mondo che, essendo per lo più maschile, tende a imporre di nascondere le caratteristiche peculiarmente femminili. E questo ovviamente è un tema complesso che non affronteremo qui, perché ovviamente apriremo un baratro, però ci piaceva iniziare proprio in questo modo, ci piaceva iniziare con il rossetto per dire sì, siamo due donne che si occupano di open source, ma siamo due donne che, se vogliamo, ci mettiamo a rossetto, quindi non nascondiamo la nostra femminilità per parlare di open source. Manteniamo l'integrità del nostro essere anche donne, quindi prima di tutto individui e poi individui di sesso femminile, per parlare di open source. Io direi che a questo punto possiamo cominciare con la prima slide. La questione fondamentale, che si lega ovviamente a questa, è anche la questione del linguaggio. Il linguaggio femminile e maschile è un linguaggio diverso, un linguaggio del corpo è sicuramente un linguaggio che molto spesso appartiene alle donne più di quanto non appartenga agli uomini. E anche per questo abbiamo cercato in questa presentazione di utilizzare un linguaggio che non fosse prettamente femminile, ma un linguaggio che ci sentivamo comodo, diciamo così, perché è vero che stiamo parlando a un pubblico prevalentemente maschile, ma non si deve scimmiottare gli uomini, non si deve tentare di utilizzare un linguaggio assolutamente maschile quando il nostro linguaggio di appartenenza è diverso. E perché, come vedremo successivamente, ci sono tante cose che le donne possono dare a un mondo come quello dell'open source. Cominciamo dai fatti.
e dopo andiamo sull'interpretazione eventualmente. I fatti sono che la percentuale delle donne che si occupano di open source è bassissima. Sì, direi che basta anche guardare quest'aula per capirlo. Adesso non saprei fare una percentuale, però direi che ci rispecchiamo abbastanza nei numeri che vedete lì. Peraltro il 5%, che è il primo numero che vedete, che riguarda la comunità internazionale di Ubuntu, è appena stato raggiunto pochi mesi fa ed è stato un traguardo, è stato festeggiato come un grosso traguardo. 5% è un numero oggettivamente molto basso per una comunità in cui comunque non ci sono solo tecnici e non è solo di informatici, perché è vero che nell'informatica in generale comunque di donne ce ne sono poche, siamo in poche. Nel mondo open source c'è una percentuale particolarmente bassa, soprattutto tenuto conto del fatto che appunto, come si diceva nelle presentazioni precedenti, non è necessario essere degli sviluppatori per contribuire ad una comunità open source. Accanto a questo c'è appunto il 2% in Debian e diciamo possiamo stimare più o meno una percentuale dell'1,5% nel Floss in generale. Il Floss ovviamente è l'ecosistema del software libero. E, da qui ovviamente ci sono molti problemi e ci sono molti interrogativi che ci poniamo. Il primo interrogativo forse è proprio, cioè ci rendiamo conto che è una montagna da scalare in qualche modo. Il primo interrogativo è proprio quello di quali siano le ragioni di questo e da un altro punto di vista anche perché in qualche modo in Ubuntu la situazione è leggermente migliore, insomma. Le ragioni ovviamente sono molte. La prima ragione che ci è venuta in mente, riflettendoci tra noi, pensandoci un attimo tra noi, è quella di un pregiudizio in generale, un pregiudizio da tutti i due lati, nel senso che soprattutto anche dal lato di molte ragazze si sentono magari in difficoltà, tra virgolette, di fronte ad un mondo a prevalenza comunque maschile, come introduce la prima frase. A questo secondo me si può aggiungere, e io mi permetto proprio di aggiungere questo per la mia esperienza personale. Silvia è un ingegnere e quindi ovviamente è anche una ragazza che nasce da un percorso di studi e formativo di vicinanza rispetto all'informatica. Non dico che forse è venuto naturale avvicinarsi al software libero, però sicuramente è un passo avanti, insomma. Io invece vengo da un'esperienza, come ho accennato prima, totalmente diversa. Io ho fatto lettere, lavoro come giornalista, anche se non sono ancora giornalista, però insomma vengo da un altro mondo. E mi piace raccontare questa cosa perché ha un senso, secondo me, oggi. Quando io sono arrivata nella nostra comunità, lasciai il mio primo posto sul forum. Qualcuno lo può ancora andare a trovare, se lo cerca ci dovrebbe ancora stare, se c'è ancora la sezione. E dicevo appunto, mi presentavo dicendo salve, sono una ragazza, ho 29 anni, sono banco da lettere, sono appena arrivata. E qualcuno rispose, toh, un alieno. Eppure voglio dire, sono passati 3 anni e non sono scritto un libro, insomma, ma nel frattempo ho fatto tanti passi per la comunità e vi giuro che quello che la comunità mi ha dato è molto più di quello che ho dato io alla comunità. E questo significa, cosa vuol dire in soldoni, che il problema spesso, anche per le ragazze che magari culturalmente pensano di essere più vicine ad altri mondi, è il fatto di rendersi conto che in realtà c'è tanto da dare e tanto da fare a prescindere dal proprio background culturale. Anzi, ciascuna nella sua peculiarità può sicuramente contribuire. E questa è però qualcosa che ci risulta talvolta difficile, e questo ovviamente parlando prima di tutto alle ragazze stesse, insomma. Quindi sicuramente c'è un pregiudizio da parte degli uomini che spesso, ovviamente poi lì dipende dalla sensibilità dei singoli uomini, hanno un pregiudizio nei confronti delle donne, ma c'è anche, e questo bisogna riconoscerlo per essere oneste, un pregiudizio da parte delle donne stesse che spesso non si sentono in grado di contribuire. Poi di ragioni naturalmente ce ne sarebbero molte altre, noi ci siamo fermate a questa perché non volevamo concentrare la discussione su questo tema. Quindi siamo passate ad analizzare il problema da un altro punto di vista. Ok, abbiamo detto che di donne ce ne sono poche, le ragioni sono molte, sono diverse, una in particolare è quella del pregiudizio, ma che contributo possono dare le donne al FLOSS? Perché ce ne servono di più? Perché vogliamo alzare quel 5%? La prima
prima risposta è sicuramente perché, perché tutte, perché ciascuno nella propria individualità rappresenta una diversità, e questa diversità è un punto di vista privilegiato e quindi è una risorsa. Quando parliamo di sistemi operativi liberi e quindi ovviamente anche dell'idea dell'impianto ideologico che c'è dietro, non possiamo dimenticare il fatto che la vera forza sta nella diversità dei punti di vista, e quindi ancora di più, se deve essere, tale deve essere, non si può mettere da parte una fetta così ampia ovviamente di persone che hanno un mondo concettuale e di emozioni da poter condividere. Sempre sull'onda di questo, dell'aspetto della diversità, anche la molteplicità è una risorsa, molteplicità di opinioni, di punti di vista, e naturalmente tagliare fuori tutto un genere ti taglia fuori un sacco di punti di vista, riduce un sacco la molteplicità. La molteplicità di voci si ricongiunge a quell'idea che dicevo prima anche del linguaggio. Gli uomini e le donne utilizzano linguaggi differenti, ma vedono soprattutto la realtà in maniera differente. Per cui, per far sì che un sistema operativo come per esempio Ubuntu sia per tutti, deve riuscire a cogliere le necessità di tutti. E quindi non si può pensare a quella che è la necessità di un pubblico femminile se non è il pubblico femminile stesso che chiede quello di cui ha bisogno. In alcuni casi se lo fa anche, nel senso ovviamente ci sono tante programmatrici che sono assolutamente in grado di avere la loro, di realizzare quelle che sono i loro bisogni, però ovviamente anche semplicemente esprimere quali sono le necessità, i bisogni, le sensazioni, il modo di utilizzare il computer da parte di una donna rispetto a un uomo è sicuramente importante per rendere un sistema operativo più completo e più è meglio utilizzabile. Ricorderei qui un aneddoto di cosa succede quando invece è un uomo a voler proporre una versione di Ubuntu per delle donne al femminile. Ricordo tutto. Va bene, questa ve la racconto perché è stata veramente carinissima. È un ragazzo giovane, insomma, che aveva, io penso, anche tanta buona voglia. Sicuramente l'intento era buono. Propone questo punto. Dunque, come sapete bene, appunto, essendo un sistema libero è possibile fare delle modifiche e quindi proporre delle derivate, no? Ce ne sono tantissime, non ne parliamo qui. Questo ragazzo propone la derivata Shibuntu, se non sbaglio, che solo il nome è tutto un programma, un sistema operativo tutto rosa con tipo Hello Kitty sugli sfondi. E poi di che cosa hanno bisogno le donne? Questa cosa ve la dico perché mi ha molto colpito, anche mi ha fatto un po' arrabbiare, se devo essere sincera. Collegamenti alle maggiori riviste femminili online e calendari della fertilità. Se volete vi riporto quali sono state le risposte, ma vi assicuro che per riuscire a rispondere in maniera non offensiva, insomma, ci è voluta tanta pazienza. Quindi, pensando a questo aneddoto, ci è venuto in mente il discorso della molteplicità di voci, perché noi non vogliamo un calendario per il calcolo della fertilità, in Ubuntu non è quello che stiamo cercando, quindi è meglio se lo diciamo noi che cosa vogliamo, che cosa c'è di diverso, che cosa vorremmo di diverso rispetto a quello che c'è. Ok, è vero, il mio desktop è tutto rosa, qualcuno l'ha visto. Io no, per esempio. Però, se vi posso dire, me lo sono fatto rosa io e mi sono divertita tantissimo a farlo, per cui ben venga, insomma, è anche un modo per personalizzarlo. Volevi agganciarti al discorso di prima di Andrea? Sì, su questo mi volevo un attimo agganciare in maniera ovviamente non polemica a questa capacità che spesso hanno le donne di creare legami. Questo è un altro elemento importante. Lo vedremo dopo in un'altra slide, però intanto lo volevo introdurre. Una caratteristica che siamo riusciti a creare nel mondo dell'open source è quella appunto di creare dei legami. Laddove appunto nei vari progetti spesso ci sono delle discussioni e dei modi di venirsi incontro non proprio simpatici, come è stato anche raccontato, in questo mondo, forse anche perché ancora siamo poche, stiamo riuscendo a costruire dei legami tra i vari progetti. Lo vedremo tra un attimo quando arriveremo alla slide, però questo secondo me è un altro degli elementi importanti. Le donne, proprio per
probabilmente per una questione culturale, hanno una maggiore capacità di creare legami, di creare un'empatia che spesso gli uomini invece non riescono ad avere. E questo invece è una cosa forte, è una cosa importante ed è uno strumento proprio per portare, per diventare quasi dei ponti, no? Ed è una cosa importante, insomma, da capire e da realizzare. Ed è una cosa di cui c'è bisogno nelle comunità open source, come sottolineava prima Andrea, perché ci si leggono certi flame nelle mailing list che non hanno senso, non hanno assolutamente senso. Ovviamente legata a questo, l'ho accennato già prima, insomma, questa idea di una diversa prospettiva, e quindi non ci soffermiamo ulteriormente, invece vediamo di capire che cosa abbiamo fatto e cosa possiamo fare. Allora, noi ci poniamo qui, noi abbiamo fatto la prima volta il nostro talk a Bologna, se non sbaglio. Quanto? Sette mesi fa, sì. Ed era non solo la prima volta che noi ci vedevamo in carne ed ossa, dopo, perché noi ci siamo comunque incontrate su un progetto internazionale, che è appunto quello di Ubuntu Woman, e da lì è nata la voglia di fare questo progetto italiano. Ma da lì abbiamo fatto delle cose, abbiamo capito che c'era bisogno comunque di portare avanti dei progetti, e siamo, quindi qui veniamo anche a raccontarvi le prime cose che abbiamo fatto. Certo, ovviamente è un progetto giovane, però sicuramente dei risultati ci sono già stati, e credo che questo sia importante in qualche modo capire a che punto siamo, anche nella prospettiva del futuro. Comincerei innanzitutto dalla situazione internazionale. A livello internazionale esiste un gruppo che è Ubuntu Women, il cui obiettivo dichiarato nel sito stesso è di non esistere più. Cioè, l'obiettivo è ad arrivare al punto in cui non ce ne sarà più bisogno del gruppo Ubuntu Women. E l'obiettivo attuale, quindi nei piccoli passi, è di coinvolgere un numero sempre maggiore di donne a contribuire al progetto di Ubuntu in particolare e dell'open source in generale. Appunto per raggiungere questo obiettivo di lungo termine finale, che è quello di che non ce ne sia più bisogno, di non esistere più. Al momento, visto che stiamo al 5%, ce n'è ancora bisogno. Però insomma, appunto, da qui la montagna da scalare. E proprio all'interno di questo progetto, in realtà, ci siamo incontrati anche io e Silvia, ma soprattutto ci rendiamo conto un po' di quello che è il movimento in tutto il mondo, perché essendo comunque un progetto internazionale, è vero che ha un core nelle ragazze che sono di madrelingua inglese, sia americane che inglesi, però sicuramente il progetto riesce a raccogliere a livello internazionale molte voci. All'interno di questo progetto c'è tra l'altro anche il progetto di mentoring e soprattutto di un progetto che cerca di stimolare le donne nei loro progetti, insomma, diciamo, di supporto ai progetti femminili. Supporta dei primi passi all'interno della comunità di Ubuntu, quindi se una ragazza si propone e dice io vorrei fare sviluppo, ci sarà un'altra ragazza che da tempo si occupa di sviluppo, quindi un motu, come per esempio Mako, che è la ragazza seduta con le gambe crociate in prima fila, che si occupa di aiutarla nei primi passi, quindi le dà consigli, l'aiuta per i primi sviluppi. E in questa immagine, ma ovviamente che noi abbiamo scelto in maniera simbolica, ovviamente abbiamo tentato un po' di raggruppare le tante donne che si sono impegnate in Ubuntu e nel software libero, e che quindi sono riuscite poi a raggiungere anche degli obiettivi importanti. Una di queste sicuramente è per esempio Elisabeth Crumbach, che è stata eletta nel Community Council, che è l'organo massimo appunto della gestione della comunità di Ubuntu. Ma ce ne sono tantissime altre di voci, per esempio c'è Arapolito, sì, perché mi sbaglio sempre col nome, Arapolito, che invece sta nel gruppo test, che gestisce il gruppo test, e poi ci sono anche molte donne in canonica, esatto, sì, che c'è dietro la comunità di Ubuntu. Per esempio c'è anche una delle ragazze che si occupa appunto dell'organizzare gli UDS, che è una ragazza italiana, e quindi ancora di più, insomma, questa cosa ci fa onore. Questo per dire che nel momento in cui poi le donne riescono a trovare un terreno probabilmente anche umanamente più fertile, poi ovviamente si fanno valere, insomma, questo è un po' anche quello che noi abbiamo tentato di fare nel momento in cui abbiamo deciso di portare in Italia il progetto di Ubuntu Woman. E
qui già la prima domanda: perché un progetto italiano? Perché prima di tutto c'è un problema di gap linguistico e nasconderlo vuol dire nasconderci dietro un dito. Infatti, quindi noi abbiamo osservato che molte ragazze magari conoscono l'inglese perché l'hanno studiato a scuola, ma si sentono in difficoltà a scriversi una lista internazionale perché si tratta di avere comunque una comunicazione frequente in inglese e quindi fanno più fatica, ecco. Quindi nella lista internazionale abbiamo visto che c'erano pochissime ragazze italiane e quelle che c'erano magari scrivevano un'unica mail di presentazione e poi non intervenivano più. Proprio per questo abbiamo pensato di aprire questa lista italiana, che è sostanzialmente una lista in cui da una parte siamo veicolo di quello che accade nella lista internazionale, e questa è la prima cosa, ma anche stiamo cercando proprio di creare una comunità italiana che possa sentirsi comunque a suo agio, inserendola però anche all'interno del contesto italiano. Esatto, quindi il nostro obiettivo è, come per la lista internazionale, coinvolgere un numero maggiore di donne nella comunità di Ubuntu, per il momento nella comunità italiana, quindi perché noi comunque ci rivolgiamo a un pubblico italiano, comunità italiana in cui al momento ci siamo noi due, però altre ragazze stanno cominciando a contribuire a diversi progetti, alle traduzioni, quindi al gruppo test, c'è da qualche ragazza anche nel gruppo test, quindi l'obiettivo anche è... Anche al gruppo promo, credo, ci sia qualche ragazza, sì. Quindi ovviamente insomma stiamo comunque, sono cose lente, anche perché ripeto c'è sempre bisogno comunque di acquisire la fiducia, insomma sono cose che vanno piano, però per esempio in questo momento stiamo cercando di coinvolgere le ragazze appunto che scrivono la nostra in questa mailing list a un progetto interessante, che è un progetto che è stato di collaborazione con le GGD. Le Girl Geek Dinner sono un'associazione, non è un'associazione in realtà, è un progetto internazionale che organizza cene rivolte a ragazze appassionate di tecnologia. Queste cene sono di solito offerte da uno sponsor che cambia a seconda dell'evento e durante la cena vengono presentati diversi temi. Nell'ultima, che era quella di dicembre, eravamo in circa 100, a Milano, sì, eravamo 120 ragazze e il tema era quello del networking, quindi ci sono state piccole sessioni di networking, delle specie di giochi in cui bisognava trovare un'altra ragazza che non si conosceva e parlare e scambiarsi opinioni, scambiarsi esperienze su quello che si fa, sugli ambiti in cui si lavora. Sono tutte ragazze appassionate di tecnologia, molte si occupano di web, ci sono anche molte ragazze che si occupano di sistemi, molti sistemisti, cioè veramente una grande varietà. Questa è nella GGD di Milano, permettimi di interromperti su questo piccolo particolare, perché invece mentre Silvia appunto è di Milano, quindi sta lavorando diciamo con il gruppo di Milano, io invece ho iniziato a lavorare con il gruppo di Roma, dove la situazione è leggermente diversa, perché le ragazze che si occupano, che sono nel progetto GGD di Roma invece, sono tendenzialmente ragazze che si occupano della comunicazione informatica, quindi non ragazze tecniche, ma ragazze che vengono da altri ambiti che comunicano, si occupano di comunicare tutto quello che c'è dal punto di vista dell'informatica. E con loro stiamo organizzando invece una serata per il 18 di febbraio, ovviamente interverremo sia io che Silvia per quanto riguarda il mondo dell'open source. E queste sono collaborazioni importanti perché per esempio le ragazze di Milano ci hanno chiesto di scrivere alcune piccole guide proprio all'interno della nostra comunità. Sì, le ragazze di Milano gestiscono un blog a livello italiano che è Girl Geek Dinners Italia o Girl Geek Life anche, in cui fanno diversi post, tutti scritti da ragazze, su diversi temi informatici comunque, molto vari, si passa dalle opinioni sui Kindle, alle opinioni sui software più carini per Android, più diffusi, questo genere di cose. E ci hanno chiesto una serie di post periodici su Ubuntu, quindi a questo punto questa collaborazione è una collaborazione su due livelli, sia per coinvolgere più ragazze alla contribuzione al progetto di Ubuntu, quindi alla contribuzione alla comunità, sia per raggiungere un pubblico femminile più di quanto non sia attualmente fatto da Ubuntu, quindi far conoscere Ubuntu ad un pubblico femminile. Queste guide partiranno da un'introduzione generale al sistema operativo e alla filosofia che c'è dietro, naturalmente, e proseguiranno con una serie di guide pratiche ai diversi tool più utilizzati, più comuni.
Questo ovviamente ci permette anche di coinvolgere maggiormente la comunità femminile, e questo è anche una cosa importante, perché avere comunque un obiettivo comune vuol dire aiutarci anche a crescere insieme. E l'altro aspetto sulle quali volevamo soffermarci un attimo è proprio in generale l'ecosistema FLOSS femminile. Avete visto prima nella foto in cui parlavamo appunto del nostro progetto italiano una serie di ragazze. Quella foto è stata fatta in un momento particolare del nostro percorso, durante il Ducit, cioè praticamente durante l'incontro che abbiamo tenuto delle comunità Ubuntu e Debian. La cosa importante che è accaduta durante quell'incontro è che ci siamo incontrate una serie di ragazze che provenivano da esperienze diverse, da Ubuntu, da Debian, da Fedora, alcune addirittura da OpenOffice, e da lì dal Clio, e da lì è nata l'idea di una collaborazione tra tutte le ragazze che comunque collaborano a vario livello e a vario genere, a vario titolo all'interno del mondo open source. Quindi l'obiettivo è quello di creare, di formare anche dei relatori che facciano quello che facciamo noi per Ubuntu alla fine, quindi che vadano a diversi eventi, per esempio col Geek Dinner, a presentare come stiamo facendo ora e coinvolgere un numero maggiore di ragazze. Questo ovviamente, come il progetto Ubuntu Women, si tratta di progetti assolutamente aperti anche a un pubblico maschile, non è come ci è stato detto da qualcuno un tentativo di autovettizzazione, assolutamente sarebbe controproducente. Ci sono moltissimi uomini che contribuiscono a donne di software libero, penso che saremo più o meno metà e metà, sì, con l'obiettivo comune di coinvolgere un numero maggiore di donne. Questo progetto, appunto, come ha detto Silvia, si chiama Donne at Software Libero.it ed è formato da una mailing list, e poi abbiamo un canale su IRC che è appunto Donne at Software Libero. Donne meno software libero, sì. E l'importante di questo elemento è proprio quello che dicevo prima, no? Il creare legami, il venirsi incontro. Veniamo da esperienze diverse, ma partecipiamo tutti al mondo del software libero, siamo tutte donne, possiamo parlarci, possiamo incontrarci. Non guardiamo le nostre diversità, ma le unità, le cose che ci uniscono, insomma. Questo è stato un po' l'idea che ci ha guidato e che effettivamente, insomma, piano piano sta proseguendo. Ma ecco, per evitare ovviamente però qualunque tipo di discriminazione, di idee discriminatorie che ogni tanto ci sono state in qualche modo portate avanti, quello che io e Silvia vogliamo dire, e che è sicuramente la base di questo progetto e di tutti i progetti adesso collegati, è la valorizzazione dell'individuo e dell'individualità. Ben valga quindi qualunque specificità, purché ci sia comunque il rispetto della persona per le sue idee, che poi sia un uomo, che sia una donna, o quello che sia, insomma, l'importante è che sia una persona da rispettare. E questo è prima di tutto proprio il nostro obiettivo, in qualche modo anche il nostro mantra. Mi piace questa idea. Noi vi ringraziamo e vi salutiamo, questi sono i nostri riferimenti se ci volete scrivere, e le informazioni sulla lista le trovate sul sito, sul wiki di Ubuntu Italia. E se c'è qualche domanda siamo qui a disposizione, altrimenti vi ringraziamo dell'attenzione. Andrea, ci fa una domanda, Silvia, scappare. Che domanda ce l'ho? Anche se in realtà Silvia ha dato già una mezza risposta, perché ha accennato il problema. Faccio un disclaimer prima: voi sapete quanto apprezzi questo progetto, lo condivida, tifi tantissimo per lui e vabbè, insomma, vi sono vicino il più possibile in questo. Però appunto è stato sollevato quel tema, quello della ghettizzazione, che secondo me è un tema importante, è utilizzato bene e va risolto bene. Faccio l'avvocato del diavolo, immagino già la risposta, però vorrei che approfondissimo questo argomento. Perché non è una ghettizzazione e che cosa fate affinché non diventi una ghettizzazione? Direi che la prima cosa che facciamo è tenere il gruppo assolutamente aperto a uomini e donne. Nel canale IRC, lo sai anche tu perché ci sei sempre, ci sono metà uomini e metà donne. Quindi questo è ovviamente la prima cosa, non può essere autoghettizzazione nel momento in cui è aperto a tutti.
Dopodiché, appunto, l'obiettivo è quello di aumentare la presenza femminile, non di chiudere la presenza femminile all'interno di un recinto, perché altrimenti non succede quello che è il nostro obiettivo, non sia l'esaltazione dell'individualità, ma sia un restringere l'individualità in un posto chiuso, che non è assolutamente quello che vogliamo ottenere. Quindi il modo in cui lo facciamo è tenendo questo gruppo aperto e facendoci supportare da moltissimi ragazzi che fanno parte della comunità. Per quanto riguarda invece la mailing list, la mailing list è moderata, ma per un motivo molto semplice. Noi abbiamo ottenuto... Ho appena fatto passare una mail di un maschietto. Ho appena fatto passare la mail di un maschietto. Hai fatto bene. Non è più neanche moderata. La cosa importante, la cosa che noi volevamo, che temevamo, per fortuna non è successo, ma non è successo anche perché, devo dire la verità, la nostra comunità comunque si è sempre dimostrata molto rispettosa nei confronti delle ragazze e possiamo dire di essere fortunata rispetto a tante altre comunità. Il fatto comunque che una mailing list soltanto femminile rischiasse comunque, almeno all'inizio questa era la nostra preoccupazione, di attirare commenti a volte poco carini, insomma, in un senso o nell'altro. Quindi abbiamo deciso di fare una mailing list moderata. Però devo essere onesta, effettivamente di commenti ce ne sono stati pochissimi. Forse è passata una mail di complimenti e in cui segnalavano del materiale per preparare i post e le guide per il blog. Quindi assolutamente, insomma, benvenuto chiunque voglia partecipare. Ecco, la cosa che noi vogliamo soprattutto portare avanti è il fatto che sia una lista per le donne, ma non di donne, non di donne. Quindi non è un circolo del bridge. No, assolutamente non si fa... Non si fa la maglia, non si gioca a carte, non leggiamo neanche i tarocchi, io non lo so come fare purtroppo. Per cui ecco, ovviamente chiunque voglia dire la propria, cercare comunque di contribuire o magari semplicemente dare un'idea o un riscontro è ovviamente il benvenuto, purché ci sia il rispetto che deve essere sempre tenuto, insomma questo mi sembra importante, anche perché come dicevo prima, purtroppo questa cosa la devo ripetere perché poi è anche un po' il mio campo di lavoro, dal momento che la lingua degli uomini e delle donne è diversa, se c'è un posto dove magari ci può essere un po' di frizione, sono proprio quei luoghi come per esempio gli RC in cui è più facile che possa, che mancando una moderazione seria come nel forum, ma per forza di cose perché il mezzo è diverso, ci può essere un pochettino più di difficoltà insomma a venirsi incontro. Quindi quello che insomma voglio dire è che la cosa importante comunque è sempre ricordare che non siamo qui a discriminare nessuno, prima di tutto noi stesse, e figuriamoci insomma chi ha voglia di portare avanti il progetto con noi. Volevo fare una domanda. C'è anche... Ma io volevo fare una considerazione, c'è un posto dove... Cioè, sta arrivando tutto. Paolo non scappi, eh? No, ecco, una considerazione brevissima. C'è un posto dove invece le parti si invertono tantissimo, era la scuola primaria. Cioè, la scuola primaria ci sono le insegnanti per il 90%, sono tutte donne. Non si potrebbe un pochino pensare, io ho tutti i miei età scolare, quindi la sofferenza un po' mia è quella di vedere che mio figlio a casa chiaramente utilizza Linux, però a scuola si trova un po' impacciato a trovare qualcosa di diverso, con qualche domandina mi dice papà, ma perché a scuola c'è quel bottoncino start sotto, no? E io lo papà, non si deve vedere la sbaglia, no, assolutamente no. Però anche le insegnanti, quando poi si ha la possibilità di parlarci, ci si accorge che in realtà il mondo femminile è molto molto ricettivo verso questi concetti, che in realtà mettono in pratica per le materie che conoscono, cioè quindi il senso della condivisione, di fare gruppo, di fare squadra, di rafforzarsi è molto presente, però ecco, forse non arrivano segnali, non arrivano contatti da più forti. Allora, su questo vorrei deviare un attimo dal discorso perché credo che sia importante dire due cose. Dunque, sicuramente quello che dice è vero, sicuramente è anche vero che siccome le donne spesso si tagliano fuori da sole per i pregiudizi di cui abbiamo detto prima, è anche più difficile trovare una maestra, diciamo, che voglia
portare Linux nel suo mondo, però è anche vero che proprio per questo, e Paolo ci potrà sicuramente dare un'indicazione in merito, è stato proprio fatto il progetto Ubuntu School, che potrebbe essere magari proprio una di queste risposte. Cioè un progetto che è nato all'interno della comunità per informare nelle scuole quelle che sono le potenzialità di Ubuntu. Oltretutto poi qui abbiamo, io conosco, parlo di problemi che conosco abbastanza da vicino, il problema proprio dell'informatizzazione della scuola, che ovviamente è legato spesso a questioni politiche che esulano ovviamente dalla volontà del singolo e del singolo insegnante, insomma. Però ti dico una cosa, io ho insegnato anche a scuola, insegno anche giornalismo a scuola, in un liceo, e un giorno i miei studenti arrivano con il loro computerino e una ragazza in particolare apre, accende e io sento il suono di Linux. Le faccio: ma tu usi Ubuntu? E i suoi compagni mi hanno detto: che cos'è Ubuntu? E lei: ma come, non conoscete Ubuntu? Ecco, ed era una ragazza, oltretutto insomma una delle ragazze più sveglie del corso, per cui io penso che piano piano insomma possiamo arrivare lontano. Sentiamo magari Paolo. Paolo, che ci vuoi raccontare? Paolo, a cui dobbiamo, tra le altre cose, che dobbiamo ringraziare per la grande veramente aiuto. Perché è venuto da lui punto iniziale per tirare questo punto prima in Italia. E poi c'era lo spam del Viagra, che non è interessante per la vista di voi. Volevo domandare, anche alla luce dell'esperienza che state facendo, perché ormai sono diversi mesi che il progetto è partito, un uomo che volesse dare una mano, no? Come la stragrande maggioranza delle persone che stanno sentendo in questo momento nella sala, che cosa può fare praticamente per aiutarvi? Beh, direi che il modo più corretto è contattarci, nel senso che la lista finora è stata moderata, ma adesso la stiamo assolutamente aprendo anche agli uomini, quindi se qualcuno ha degli spunti, ha dei suggerimenti, delle cose che vorrebbe consigliarci, lo può fare assolutamente attraverso la mailing list. E attraverso il canale IRC, come abbiamo detto, insomma, che è sicuramente lì è proprio aperto, per cui chiunque può arrivare e discutere con noi, insomma. I ragazzi del canale IRC ci stanno aiutando con l'organizzazione di eventi, per esempio, e i ragazzi della comunità italiana di Ubuntu ci stanno aiutando per la creazione di queste guide. I ragazzi che si occupano di documentazione, quindi il team documentazione, ci darà gli spunti per creare poi questi manuali, queste guide, a cui noi metteremo dentro al post su Work Life il link al wiki italiano corrispondente, alla guida corrispondente. Allora vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ospitalità. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Andrea, faccio lo sviluppatore per Ubuntu. Fare lo sviluppatore in realtà, cosa che abbiamo citato un po' di volte, non abbiamo forse spiegato bene che cos'è. Quello di cui ci occupiamo è mantenere i pacchetti in uno stato decente, riuscire a sistemare bug, problemi di pacchettizzazione e cercare di comunicare tra, diciamo, gli utenti, cioè fare da congiunzione, insomma, tra l'utente e chi ha scritto il software, che tipicamente non siamo noi. Dunque, comincio, intanto mi scuso, sono un po' malaticcio, per cui farò un po' fatica a parlare. Il titolo del talk è un po' strano, suona più o meno così: Ubuntu Opportunistic Development è meta presentazioni con A4. Ah, e questo è un po' il talk che vi spiegherò, che andrò a più o meno, diciamo, mentre andiamo avanti cercheremo di capire che cosa vuol dire. Allora, intanto questo è un esperimento completo. Ho cominciato a pensare a come fare e cosa fare vedere in maniera piuttosto estemporanea, e diciamo che quello che è venuto fuori più o meno è l'effetto, cioè quello che vedete, la presentazione, il programma che vedete per la presentazione, una cosa assolutamente sperimentale, e quindi non so, può darsi che mi crashi il computer, mi scoppi tipo la slide di prima.
Esatto, teniamoci lontani. Dunque, mi rivolgo a persone completamente a zero di codice sorgente, cioè che qualcosa abbiano visto o che di programmazione abbiano già sentito parlare. E diciamo, come ultimo disclaimer, ho fatto questa cosa più o meno per divertimento. Allora, partiamo da questa cosa. Cominciamo a spiegare che cos'è l'opportunistic development, questa parola strana, e cominciamo a svelare i primi termini. Letteralmente significa sviluppo estemporaneo, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che una qualunque persona, non necessariamente uno sviluppatore in questo, diciamo, in questo contesto, può avere un'idea. Questa cosa potrebbe creare dei problemi, ok? Una persona che è uno sviluppatore magari sa come fare, però spesso e volentieri non ha esattamente il polso di quello che vuole un utente medio. È bello che qualunque persona, diciamo, che può avere un'idea, possa avere gli strumenti per realizzarli. Non so, vedo che mi manca un programmino che mi potrebbe fare felice per tutta la mia vita, oppure far fare un sacco di soldi, però non essendo magari una persona particolarmente brava a programmare o conosco due cosette in croce, non so esattamente come procedere. Si parla di, appunto, di sviluppo opportunistico estemporaneo in questo caso. Dunque, allora, in particolare per Ubuntu esiste un'attenzione particolare per queste cose. Da un po' di tempo a questa parte ci sono alcuni, diciamo, strumenti e alcuni eventi che vengono fatti esattamente per questo motivo. Su IRC parto praticamente dal fondo. Su IRC potete vedere che c'è, per esempio, per Ubuntu c'è un canale che si chiama AppDevel, che è fatto apposta per chi vuole magari chiedere qualcosa o avere qualche spunto per capire come partire. Ultimamente non è un canale particolarmente attivo, però comunque è indicato come un punto di inizio. Si legge? Cioè. Esistono degli eventi fatti, anche questi su IRC, che si chiamano Developers Week, e servono appunto anche questi per dare spunti, ok? In ogni giornata, ogni ora, ogni singolo talk viene fatto per dare degli spunti su uno strumento, su una libreria, su un modo di programmare, come si fanno i pacchetti, cose in maniera a livello effettivamente abbastanza basilare, però di modo che una persona possa partire in maniera abbastanza semplice. Ho citato Python, che è un linguaggio di programmazione che a me piace molto perché è molto espressivo, molto semplice e diciamo facilmente utilizzabile da una persona anche che non sa programmare, in quanto non ha tutti i due punti, punto e via, con la parentesi e quant'altro, che a una persona che, diciamo, non è avvezza alla programmazione potrebbe impaurire, insomma. E in più è un linguaggio, diciamo, interpretato, per cui è possibile scrivere le cose e provarle immediatamente. Ci sono altri due strumenti, in realtà ce ne sono altri mille che stanno venendo fuori, ma non li sto a citare. Esiste un Launchpad, che è il sistema di sviluppo, diciamo, di Canonical, di Ubuntu, tramite cui c'è la possibilità di fare code hosting, quindi usare una possibilità di mettere il proprio codice là sopra, avere una pagina con tutti i propri progetti, riuscire a gestire i propri bug, le traduzioni. E, insomma, un sistema abbastanza complesso che viene usato in realtà per lo sviluppo poi pratico di tutti i giorni di Ubuntu, non solo per cose estemporanee. E un progettino creato da un tal Rick Spencer, che lavora per Canonical, che si chiama Quickly, che è un oggettino, diciamo, che serve a mettere insieme altri strumenti di sviluppo per poter creare velocemente delle applicazioni. Ok, tipicamente stiamo parlando di prototipi in realtà, perché se io voglio fare un'applicazioncina in Python o non so, su un linguaggio di scripting, perché mi viene veloce scriverlo, poi non è detto che quello che scrivo
poi rimarrà uguale per sempre, ci potrebbero essere problemi di prestazioni, vero Andrea? O cose di questo tipo. Ok, facciamo un esempio pratico e qui andiamo avanti spiegando un pochino il titolo del talk. Allora, l'idea qual è? L'idea è che parte da qualche mese fa, quando alla Python Conference di Firenze io e Andrea abbiamo visto una presentazione fatta con questa cosa, questo sito fatto in Flash che serve per fare presentazioni, appunto, che si chiama Prezi. Prezi è, diciamo, un softwareino che serve per fare presentazioni e ti permette, diciamo, di zoomare, ruotare immagini. Ce l'ha piaciuto tanto e abbiamo detto, beh, perché non proviamo a fare qualcosa di simile a livello di Ubuntu, a livello di applicazione desktop? Non esiste una cosa del genere. E infatti, insomma, ci pareva anche molto, molto carino, perché io personalmente non mi trovo molto bene con OpenOffice. Vabbè, a parte che, cioè, non sono un esperto presentatore, diciamo, però insomma, non mi trovo particolarmente bene e mi piaceva molto l'idea di Prezi di poter zoomare sui vari pezzi in maniera che si potesse, diciamo, dare enfasi, esatto, alle varie parole, magari in momenti separati. L'idea è, appunto, quali strumenti abbiamo usato, quali strumenti abbiamo, diciamo, deciso di usare, e Quickly, appunto, e Python ci sembravano due, Python perché ci piace poi molto anche a livello personale, Quickly perché poteva essere un modo semplice per fare, per partire, diciamo, con un progetto. E allora, intanto diciamo che si legge, secondo me è un po' piccolino, però diciamo, permette, questo Quickly permette di fare, di creare applicazioni, diciamo dei template, delle cose già fatte, predisposte, in maniera abbastanza semplice. Allora, parto, diciamo, facendo un esempietto. Fargli un'interfaccina grafica, non so perché non sia mai stata fatta, ma direi che facciamola, tanto perché abbiamo poche cose da fare. Allora, ti permette, diciamo, che crea... Ok, bello, bello. A parte un errorino, ti dice che il tuo progetto è stato creato e qui crea una serie di file automatici. Questi file, allora, da cosa partiamo? Vabbè, c'è la directory, c'è una directory che si chiama bin, dove c'è un eseguibile, una directory data che contiene l'interfaccia grafica e la directory media che contiene delle immagini, quindi PNG, immagini o probabilmente, insomma, i file degli effetti video sonori che volete aggiungere. Ok, Temporary è la libreria che contiene tutti i sorgenti e, come vedete, io non ho scritto nulla e lui mi ha già riempito una directory di cose di cui adesso non ci stiamo molto a curare, però ci sono tutte scritte in Python, delle finestrelle predisposte per la configurazione e per l'applicazione vera e propria. Poi, il passo successivo per fare un'applicazione in questo modo
è aprire, diciamo, è disegnare l'interfaccia grafica. Ok, adesso magari ci metterà un po'. L'idea è, creo un'applicazione, vado a disegnarla. Questo è Glade, che non so se quanti di voi l'abbiano usato, comunque è il designer dell'interfaccia delle GTK, dell'interfaccia di GNOME, delle librerie di GNOME. E l'idea appunto di Quickly, mi sono scordato di dirlo prima, è in realtà mettere insieme degli strumenti che già esistono, non è creare un IDE incredibile, tutto completamente integrato. L'idea è usare pezzi di applicazioni o cose che esistono già, in maniera che si possano usare facilmente, in maniera che sia anche, diciamo, facile, non, cioè, usarle singolarmente, ecco. E, vabbè, adesso, a parte il fatto che non so se voglio farvi vedere tutto, anzi non tagliamo. Comunque l'idea è, salvo la mia interfaccia grafica, e poi il passo successivo è quello di andare a scrivere i file. Quello che fa l'edit, il comando edit, è di aprire un editor di testo, nella fattispecie gedit, cioè quello default di GNOME, e darmi la possibilità di andare a scrivere il codice, di andarlo a modificare. Ora non vi sto a tediare con le cose del codice esattamente, però vi faccio vedere, vi dico che per fare questa presentazione, diciamo che ho aggiunto questa logica qui, questi quattro blocchi. Allora, vabbè, quello più semplice è andare a modificare, diciamo, l'eseguibile vero e proprio, per riuscire a gestire i segnali che mi servivano. Clicca per andare avanti, clicca per andare indietro nella presentazione, zoomati o esci. Sì, è vero, scusate. Il A4 è il nome del progetto che sto usando in realtà, perché il, diciamo, il progetto delle presentazioni che abbiamo cominciato io e Andrea si chiama esattamente A4. Devo spiegare anche perché. Ci sono due motivi per cui l'abbiamo chiamato così. Uno è che ci rappresentava un foglio di carta, no, grande, qui scrivere la nostra presentazione e poi andarla a girare e zoomare. In realtà il motivo più vero e più stupido è perché abbiamo cominciato in 4 Andrea, quindi A4 era... Luca piace molto. Cioè, ride, va bene. Comunque, diciamo, allora, nell'eseguibile vero e proprio ci sono, cioè, c'è la gestione dei segnali e due cosine, due righe che ti permettono di aprire un file, aprendo la dialog, la finestrella che ti permette di scegliere il file. Esiste un player, ho aggiunto un file player che fa il player, fondamentalmente si ricorda qual è il percorso della presentazione e gestisce avanti e indietro. Anche questo, la logica è molto stupida, nel senso che se pensate a una lista e poi si va avanti, e ogni lista contiene i dati della zona che voglio inquadrare. In realtà i dati della zona che voglio inquadrare sono qui dentro, nel senso che abbiamo scritto, diciamo, due altri oggettini, uno che si chiama region, che è niente più che un centro, quindi due coordinate, due dimensioni e una rotazione, e una classe animazione che in realtà è una sequenza di regioni, niente di più, ok? La logica è tutta molto semplice, detta così. Ed effettivamente non è molto più complicata. La cosa complicata è, diciamo, il file sorgente della presentazione, cioè i dati veri e propri. Quello che abbiamo usato per fare questo programmino è l'SVG, come formato di dati,
quanto è un formato vettoriale già fatto, non dovevamo reinventarci la ruota. È diciamo piuttosto complicato, comunque, cioè piuttosto completo, nel senso che permette di fare un sacco di cose. E perché avevamo diciamo due librerie facili da usare che si chiamano LXML e RSVG. Poi dopo c'è un aneddoto riguardo questo, che ti permettono di leggere e renderizzare facilmente degli SVG. Abbiamo aggiunto dei metadati che a SVG che rappresentano il percorso della presentazione, cioè di fatto le inquadrature, e la parte diciamo un po' più cervellotica è la parte matematica, perché ci sono delle trasformazioni, cioè delle matrici che diciamo calcolano di fatto la trasformazione che bisogna fare per andare da una regione messa così a una regione messa così, quindi calcolano diciamo le trasformazioni proprio delle matrici con rotazione, traslazione e scaling. Ok, per tagliare corto diciamo che allora quella, la presentazione che ho scritto, il codice che ho scritto per la presentazione di oggi è stato opera di un paio di ore di lavoro, ok? Quindi pochissimo, contando in realtà che più del tempo è stato provare la presentazione e crearla con Inkscape, perché fare un SVG con Inkscape in questo modo è abbastanza complicato, nel senso che Inkscape è il programma di realizzazione di grafica vettoriale che avete su Ubuntu, perché andare a scrivere del testo messo storto, Inkscape non ti permette di ruotare la pagina e quindi è un po' diciamo complicato. Un altro diciamo righe di codice che sono di pura logica in questo progettino sono 200 circa, in realtà sono altrettante, forse un pelino di più, quelle della parte matematica, quindi un po' di conoscenza e un pochino di studio ci è voluto. In realtà LibreSVG, che ho scritto malissimo, e Cairo, che è il metodo di rendering di GTK, si sono dimostrati lentissimi, per cui quello che sto usando in questo momento in realtà è un player basato su Qt che ho riscritto effettivamente prima di poter fare la presentazione, perché così le animazioni erano in maniera, venivano diciamo renderizzate in maniera decente. Ok, ovviamente un po' sto barando perché non ci ho messo due ore di lavoro, cioè ho fatto questo progettino in due ore di lavoro, il progettino usato per la presentazione di stasera l'ho fatto in due ore di lavoro, dopo vi faccio vedere il link. In realtà ho ripreso del codice, in particolare quello della parte matematica, delle trasformazioni, che è la parte più complicata, l'ho preso esattamente dal progetto diciamo originale che abbiamo. Quanto tempo mi rimane? Vado avanti, io da proprio. Ok, dunque, come dicevo, esiste un progetto principale che si chiama A4, che è al primo link, che è in hosting su Launchpad, diciamo in maniera fissa. E poi, diciamo, il primo di questi due, il primo dei due sotto, contiene il codice che ho usato per generare la presentazione oggi, cioè il codice fatto con Quickly, che permette di diciamo, vedere come funziona Quickly, vedere che cosa genera lui automaticamente. Dopo, se rimane un secondo, ve lo faccio vedere in maniera un po' più precisa. E l'ultimo contiene un ulteriore branch, che è quello fatto con Qt e OpenGL, che permette effettivamente di avere un rendering abbastanza veloce da essere fatto, perché non so se vogliamo farlo vedere, ma prima cosa vediamo, vi faccio vedere un attimo quello che genera che genera Quickly, ma facciamolo nell'altro. Sì, infatti.
Quello che vi dicevo, questo, allora, non vi spaventate, tutto il quasi la gran parte del codice che c'è scritta, che è visualizzata, è scritta automaticamente da Quickly, quindi io ho scritto, soprattutto in questo file, molto poco. Da sotto si vede bene, si legge bene. Non si leggerà un tubo? Scusate. Ok, allora Quickly genera tutta una serie di cose interessanti che sono, diciamo, gli import per le transazioni, per esempio un modulino che si chiama che serve per l'integrazione con Launchpad, prende un modulino che si chiama indicator, gli indicatori sono le iconcine che sono su in alto, che adesso non si vedono, che sono su in alto a destra nel menu, che devono essere fatte secondo un certo standard, e crea tutto il codice che genera la finestra. Ok, io in realtà quello che ho scritto, ho scritto queste due righe che sono l'inizializzazione, ecco questa parte qua, ok, che dice su quando, per esempio questo, che mi dice quando ho cliccato, vai a dire al player che ho cliccato, che ho fatto click su next o previous, quindi se deve andare avanti o indietro nella presentazione. E questa funzioncina qua. Tutto quello che è scritto nel file eseguibile insomma nel, chiamiamolo main, sono questa serie di righe qui. Le cose interessanti dunque che potrebbero essere, vabbè, ci sono, allora ci sono due file che sono about dialog e preference dialog, che sono, anche quelle non le ho toccate, ma sono due cose generate automaticamente che servono per mantenere le configurazioni, c'è già tutto il codice che si occupa di tenerlo, di salvarlo e di ricaricartelo quando apri l'applicazione. L'about sono le informazioni del programma, non è che siano molto interessanti. Questo è il file delle presentazioni, che effettivamente è lunghino. E comunque anche qui, vabbè, le cose interessanti sono che ho usato RSVG perché mi permette di fare... forse all'inizio. Ah, ecco, semplicemente permette di renderizzare automaticamente l'SVG in maniera... Quindi non ci siamo dovuti occupare della grafica, di come viene renderizzato l'SVG. E fondamentalmente basta. Le regioni, come vedete, in realtà l'oggettino è abbastanza semplice, e poi ci sono tutta una serie di funzioni di utilità che ti permettono di convertirlo da un modo o nell'altro, che in realtà non vengono usate in queste, sono anche queste codice di A4 originale. E la matematica, ecco. Questo non l'ho usato. La matematica per renderizzare la SVG in realtà è stata, nel senso che ci sono delle traslazioni, delle scale, delle rotazioni a seconda di come devi far vedere la parte della presentazione. Ok, questo l'ho fatto vedere, a 4 per là. Il player anche qui è un oggettino che si occupa di prendere le regioni e generare le transizioni, diciamo, tra una e l'altra tramite dei timer, quindi è quello che si occupa di fatto di visualizzare ogni tot un frame. Anche questo, non so, se direi che le cose interessanti più o meno sono queste. Come vedete è roba abbastanza semplice. Non so se volevo far vedere come funzionava. Perché?
continuazione, diciamo, col progetto originale, che però, come vedete, è un po' scattoso. Tipo che non ho ancora finito la prima, quindi vabbè, direi che prima la uccido prima di che mi faccia danni, che mi consumi tutta la CPU. E quindi dicevo, allora, riassunto della cosa, l'idea di farvi vedere questo era per farvi vedere qualche strumentino che si può usare per fare sviluppo in maniera facile, poi non so se ci sono riuscito o meno. E, sì, bene o male, cercando un pochino tra le varie risorse che vi ho detto prima, cercare su IRC, Wiki e cose del genere, vi permette di avere, diciamo, un bel po' di documentazione per partire e avere, diciamo, trovare gli strumenti giusti con cui cominciare le vostre idee. Di sicuro non bisogna mai perdersi d'animo, nel senso che se qualcuno ha un'idea che si può sviluppare, è sicuramente bello metterla in pratica, anche per gusto personale, non tanto per soddisfazione personale, non tanto per vederlo usato da mezzo mondo, però almeno per riuscire a capire un po' come funzionano le cose, per esempio. E, dicevo, appunto, questi tre progettini li potete prendere. Ah, i link, scusate, non l'ho scritto, ma gli ultimi due link sono dei branch di Bazaar, che è il sistema di revisione usato di default, è l'unico possibile su Launchpad. E quindi, diciamo, usando, scaricandosi, e lì magari vi guardate la pagina di manuale relativa, potete scaricare usando questi due link direttamente dal terminale. E direi che è tardi, quindi ho finito. Che si parla dei lavori su Gnome 3 e almeno 5 o 6 che la gente invoca il cambiamento. Il problema fondamentale è che il passaggio da 2 a 3 sembrerebbe una cosa molto piccola, è semplicemente un cambio di versione. In realtà, come poi illustreremo in maniera un po' rapida probabilmente, le condizionali, le domande, i dubbi, i problemi che si potrebbero verificare sono parecchi. La frase da tenere a mente prima di cominciare, il mantra, è appunto il vostro ambiente grafico molto probabilmente comincerà a dare qualche problema, cambierà, ecco, sarà rotto rispetto a quello che avevate prima. Questo perché? La questione è molto semplice, esiste un ciclo vitale nel software, come diceva prima Andrea, ci sono delle librerie alla base dell'ambiente desktop di Ubuntu e di Gnome e sono le GTK. Queste librerie hanno in questi ultimi 10 anni fatto una scelta ben precisa, quella di mantenere la cosiddetta stabilità delle API e delle API. Le API non sono gli insetti che volano, è un acronimo che sta per Application Programming Interfaces, e API dovrebbe essere la stessa cosa. Application Binary Interface. Esatto. Questa cosa vuol dire, se io scrivo un programma con le versioni 2 delle GTK e lo scrivo quando è disponibile la versione 2.4, nel momento in cui usciranno versioni successive ho la garanzia sia che potrò compilare con le versioni 2.35, 2.40 o quello che vuoi, sia che nel caso in cui io abbia un prodotto, ad esempio commerciale, che fornisce soltanto in binario, che
che è un'applicazione del 2005 rilasciata da una ditta proprietaria, continua a funzionarmi nel 2009. Questo per 10 anni. Capite bene che per portare avanti un discorso del genere è stato necessario mantenere all'interno delle GTK tutta una serie di logiche, di meccanismi, di funzioni per programmare vecchi 10 anni, che magari si sono dimostrate con il corso del tempo obsolete o non necessarie o magari inutili, o che potevano essere sostituite e non è stato possibile farlo per mantenere tutto ciò. Circa 3 o 4 anni fa, è stato a parlarne? Sì. 2007. Probabilmente sì. Guarda, il 2007. In modo serio di questo passaggio, di questa rottura, è cominciato qualche anno fa e si è gettato le basi per quello che sarebbe stato una cosa abbastanza strana. In quel periodo, chi conosce le vicende del software libero sa che c'era in giro un altro passaggio importante da una versione a una versione successiva, quello di KDE 4. Anche lì c'era un problema simile, cioè passare da una versione degli anni precedenti a una versione più recente. Quel passaggio, a detta di molti, è stato un fallimento perché ha creato molti problemi. In realtà dipende dall'ottica in cui lo si guarda. Se la versione 4.0, come effettivamente era, si trattava di un'anteprima per gli sviluppatori e per gli utenti interessati e non una versione finale, come succederà, vedremo poi con Gnome, il fallimento è un po' minimizzato. Che cosa è successo con le GTK? La questione è più o meno la simile. In questi ultimi anni quello che si è pensato è stato riduciamo al minimo i rischi per l'utente e per lo sviluppatore. Nel corso degli anni quelle funzioni che erano vecchie sono state dichiarate come deprecate e era consigliato non utilizzarle. Erano disponibili delle specifiche chiavi in fase di compilazione in modo che venivano segnalate ed eventualmente si potevano correggere. Le funzioni deprecate erano tali perché nel momento in cui si sarebbe passati da 2 a 3 sarebbero scomparse. Quindi era possibile man mano toglierle, utilizzare quelle più nuove e essere mediamente sicuri che il passaggio sarebbe stato più o meno indolore. Ovviamente considerate che, questione molto tecnica, il linking tra l'applicazione e la GTK deve per forza essere rispettivamente alla versione 2 o alla versione 3. Non è possibile avere un'applicazione che al suo interno utilizza l'una e l'altra, quindi bisogna scegliere, per chi sviluppa applicazioni, di migrare al nuovo sistema. C'è però stato un problema in questi ultimi tempi. Questa iniziale volontà di cambio il numeretto e ricompilo senza problemi si è scontrata con la necessità di alcuni cambiamenti che sono stati necessari. Per cui è abbastanza possibile che la migrazione indolore dalla 2 alla 3 non si verificherà in tempi molto semplici. Hanno introdotto un nuovo gestore di temi, ossia del sistema dedicato a tracciare sullo schermo le linee per stabilire come sono fatti i pulsanti, i gradienti e quant'altro, che sostituisce quello vecchio, quindi qualsiasi applicazione aveva avuto la necessità particolare di descrivere alcuni widget o alcune funzioni deve completamente cambiare questa gestione. Hanno cambiato la gestione della grafica, per cui se prima era possibile tracciare ad esempio quello che ha fatto Andrea prima delle linee a schermo utilizzando certe funzioni, nelle linee non sarà più disponibile a vantaggio di altri librerie che si chiamano Cairo, le quali saranno interamente dedicate alla grafica. Capite bene che questa decisione di togliere completamente e senza ripensamenti, anche in maniera, se vogliamo essere un po' polemici, un po' in ritardo, i cambiamenti di cui parlavamo sono stati fatti negli ultimi 2-3 mesi,
per cui hanno lasciato a bocca aperta molte persone che erano magari rimaste con la garanzia di un anno fa o di 6 mesi fa di quella continuazione semplice tra l'una e l'altra. Se questa scelta risulterà effettiva oppure no, lo dirà soltanto il tempo. Diciamo che attualmente nell'ambiente in cui si stanno gestendo queste cose c'è un po' maretta da parte di alcuni, altri sono molto decisi nel portare avanti questi progetti perché vanno fatti in questa maniera, c'è un po' di confusione, se vogliamo essere sinceri, polemica, film, tutto quello che potete immaginare, partecipate anche voi quando sarà il momento. La cosa che potrebbe, se siete sviluppatori o quant'altro interessanti, è eventualmente questo link dove sono elencate le principali differenze tra la versione 2 alla 3 e come eventualmente ovviare ai problemi. È la parte, diciamo, più tecnica di questo intervento, poi diventerà più tranquillo. Entrando appunto nella seconda fase, cioè oltre a questo cambiamento alla base delle librerie su cui si basa l'ambiente grafico, cosa ci sarà di nuovo in GNOME 2.3? Che ci saranno dei problemi implementativi, l'abbiamo detto, si risolveranno con il tempo. L'altra cosa che c'è da tenere in considerazione, come dicevo, per la questione del KDE 4.0 è che il punto di vista attuale non vede la versione 3.0.0 di GNOME come definitiva e completa, ma come inizio di un nuovo percorso. Non erano questi i piani di un anno fa, assolutamente no, sono stati cambiati in corso. Sono stati cambiati a luglio, quel quadro, meno di un anno fa. La versione iniziale dell'indicazione era GNOME 2.32 uguale GNOME 3.0. Si è persa per una serie di motivi. E con GNOME 3.0 niente sarà più come prima. A partire dal fatto che se succede questa cosa un po' è anche colpa degli utenti. Ci sono state molte polemiche in questi ultimi anni relative al fatto del GNOME non evolveva, non rivoluzionava più, ma evolveva, era in fase di stasi, aggiungeva soltanto pezzi, non piaceva più, era noioso. Ovviamente questo feedback da parte degli utenti ha trovato un riscontro, non vi piace, o meglio, volete cambiamenti drastici, proviamo a darveli. Se proprio non ce la fate, non lamentarvi, volete prendervela con qualcuno, volete manifestare il vostro disagio, allora la persona a cui farlo non sono io, non è lui, è Emanuele Bassi e lo trovate con quel link sul canale di GNOME Indie. È una piccola butade, questo è parte del mio, che abbiamo un affetto per Emanuele, c'è da lungo tempo. La questione è molto semplice, Emanuele è uno sviluppatore molto capace e molto bravo e su questo non si discute. Ha un caratteraccio e in questi ultimi mesi ha portato avanti, diciamo, dal punto di vista degli sviluppatori italiani di GNOME o di chi partecipa a GNOME in Italia, quella che è la visione di cui vi parlavo prima. Dobbiamo cambiare a tutti i costi. Emanuele Bassi lavora per Intel, si occupa essenzialmente di MIGO e di Clutter. Per chi non lo sapesse, Clutter è un framework, un toolkit, un qualcosa la cui finalità è quella di sfruttare l'accelerazione grafica 3D offerta alle schede dei computer moderni al fine di disegnare sullo schermo delle cose in 2D, cioè degli oggetti che possono essere animazioni come quelle che faceva prima Andrea, pulsanti, qualcosa tipo Flash, diciamo, se chi ha presente la cosa, un animatore, volete fare un videogioco, provate con Clutter. Non è molto semplice da utilizzare, ha una logica tutta sua, ha dei
sistemi per gestire le tempistiche, percorsi degli oggetti. La problematica principale, come dicevamo, è che richiede espressamente un'accelerazione grafica 3D. Per scelta di Emanuele Bassi non è possibile avere Clutter funzionante ad esempio con le librerie grafiche software disponibili in Linux, ma soltanto con driver 3D delle schede video accelerati. Non solo, funzionerà soltanto se i driver di quelle schede video accelerati sono i driver giusti, dove per giusti intendiamo dei driver, e quelli che stanno su questo computer mi sono la prova, presi direttamente dalla versione di sviluppo in JIT, che praticamente vengono aggiornati ogni 5-6 giorni, che potrebbero essere problematici perché non testati su un'utenza ampia, come diciamo prima, con gli aggiornamenti di Ubuntu. Praticamente quello che Emanuele Bassi e molte persone pensano è: vogliamo fare qualcosa di nuovo, questo qualcosa di nuovo deve prendere tutta la tecnologia più moderna possibile che ci sia, anche a costo di prendere software alcuni sviluppo, e non software come la calcolatrice, software come il driver per la scheda grafica. Nella prova vedremo poi il risultato di questa scelta. Il giudizio, diciamo, grafico sta ad ognuno, il giudizio pratico, se mi si permette una piccola nota personale, come quella che ho già fatto, se magari, ecco, qualcuno di voi prenderà in mano nei prossimi giorni una ISO della versione nuova di Ubuntu Natti e la metterà sul computer, troverà che anche lì c'è la richiesta di un'accelerazione grafica per gestire la nuova interfaccia che si chiama Unity. È fatta con un'altra cosa, tramite Compiz, e funziona molto sua anche con i driver più vecchi delle schede grafiche. Questi driver, secondo Emanuele Bassi, hanno un bug che non è possibile in qualche modo aggirare. Io vi posso dire che fino a qualche tempo fa ho provato a seguire lo sviluppo di Gnome Shell, vediamo quello cos'è, e non mi partiva perché era necessario questo driver avanzatissimo. Con Confiz riuscivo a far volteggiare le finestre, apparire scritta di fuoco e tutte quelle cose che si fanno con Confiz. Ma proseguiamo, e direi a questo punto il cantiere mio e vi farà vedere dal vivo questi cambiamenti. Allora, dicevamo, la Gnome Shell che cos'è? Continuiamo a parlare. Allora, Gnome Shell è l'ambiente grafico predefinito di Gnome. È quello predefinito nel caso in cui la vostra scheda grafica riesca a gestire l'accelerazione che del video. Se non lo riesce, c'è un sistema di fallback che torna al vecchio pannello. Vecchio pannello che però deve morire, questione di prima, vogliamo il nuovo, e sarà quindi un pannello base senza possibilità di aggiungere applet. Ultimamente sembra che stiano lavorando per renderlo il più possibile simile a questo layout. Dunque, ci sono due grosse differenze, diciamo. La prima è che Gnome Shell è il progetto di Gnome e non di Ubuntu. Ubuntu è una distribuzione, usa alcuni pezzi di Gnome ma non tutti. Una recente battuta fatta sul canale di Release Steam è stato Ubuntu uguale GTK più Unity più qualsiasi altra cosa che vi pare. Gnome invece è un progetto integrato che cerca di avere una uniformità nei modi e nello stile. C'è da dire che alla fine la domanda che forse vi vorrete è: che cos'è Gnome a questo punto? È quello che avete davanti,
è un gruppo di persone che lavora a sviluppare, tradurre, documentare e quant'altro, è un elenco di sorgenti che vengono rilasciate al pubblico e che fanno parte di una collezione, a partire dalle GTK, a finire la Shell, a passare per i file manager e quant'altro. La scelta di questi pezzi incide su che cosa è, ovviamente. La scelta fatta per avere gli split è appunto avere la gnome shell. Aspetta un attimo. La schermata che vedete davanti è ciò che otterrete dopo aver fatto il login in gnome, ossia una grande area con lo sfondo e una barra nera. Non ci sono icone perché sul desktop non è più previsto che ci siano icone. Tutto ciò che voi potete fare è o spostare il puntatore verso l'alto e accedere a attività che apre una, si chiama overview questa cosa, all'interno della quale è una versione preliminare, diciamo che per la 3.2, 3.4, 3.6 e dicendo ne migliorerà. Per il momento ci sono due cose. Sul lato sinistro abbiamo quelle bellissime icone che ci sta, Evolution, Empathy, Epiphany e File Manager, che sono lanciatori rapidi nel caso in cui voi avete le applicazioni preferite, lanciate sempre. Una volta che se ne avvia una, ad esempio il File Manager, ci dico una cosa, lui fa parte del relisting di Gnome, quindi sì, bisogna dirlo. Lui fa parte del relisting di Gnome, quindi sta seguendo questa cosa molto attenzione. Se c'è qualcuno che sa qualche cosa, è giusto. Allora, si torna un attimo su Dira. Non so se si nota lì, c'è una piccola aureola buttata sotto File Manager, sta a indicare che quell'applicazione è in esecuzione. Notate bene che se adesso tu apri un'altra finestra del File Manager, tipo fai un nuovo finestra, ok, e torniamo su anteprima, ho ancora una e una sola icona del File Manager. Questo è uno dei cambiamenti che hanno introdotto dal punto di vista grafico, ossia basarsi sulle applicazioni e non sulle finestre. Lo stanno copiando il Mac, sì, lo sta copiando anche Ubuntu, va molto di moda. A chi può piacere, a chi no, se non erro stanno sviluppando un'estensione in modo tale che si possa ancora gestire in base alle finestre e non alle applicazioni. In questa panoramica abbiamo due grandi sezioni di finestre, appunto evidenziato lì da quel quadratino, e applicazioni che anch'esso stilosamente e in maniera modaiola vi presenta un elenco di tutte le applicazioni installate. Credo che dei cambiamenti che si avranno da qui al rilascio ufficiale ci sarà che le icone diventeranno un po' più grandi e che scomparirà completamente l'elenco delle categorie alla vostra destra. Non ho trascritto la citazione precisa dell'attivazione, la potete ricercare sul wiki di Gnome, che è l'indirizzo live.gnome.org/gnome-shell/design. La motivazione è che l'utente cerca le applicazioni molto meglio senza categorie imposte che con le categorie. Visto che ormai vi ho già detto il mio punto di vista, trovo che sia una... Aspetta, com'era? Una cagata pazzesca? Per cui, a questo punto, come rivisteam, in realtà io non posso fare molto. La mia attività è semplicemente quella di garantire che il lascio funzioni, cioè che i pacchetti ci siano, che siano compilabili e quant'altro. Probabilmente quelli che possono fare qualcosa sono gli utenti, che una volta che vanno in mano possono segnalare il problema. C'è da dire però che l'interazione, ma le modalità con cui sono state sviluppate queste cose sono un po' cambiate rispetto al passato. È molto... Gnome Shell è stato guidato dall'alto, ossia c'è stato un piccolo consultivo di persone, e qui se mi si permette una piccola nota polemica, tutti impiegati di Red Hat,
i quali hanno più o meno deciso che bisognava cambiare e che la direzione era questa. Lo sviluppo di Neo Shell è altamente basato sul design. Stessa cosa comunque sta avvenendo su Unity per Canonical, ma diciamo lì la differenza è che è il prodotto di un'azienda e non del progetto della comunità. Secondo loro questa cosa di avere tutte le iconcine lì è cosa buona. L'interazione che si può avere sarebbe quella di dimostrargli con i numeri o con i fatti o con delle usabilità che in realtà non lo è, e cercare di avere un dialogo. Non so francamente quanto sia possibile, se è possibile, se passeranno 5 o 6 versioni per averlo. Al momento Gnome Shell è quella, al momento in cui verrà rilasciata, ve la godrete in quel modo e la proverete, probabilmente gli aggiustamenti verranno dopo. William John McCann, che è sviluppatore e designer di Gnome Shell, ha dichiarato candidamente che ha fatto un studio di usabilità su 6 persone che lo hanno trovato abbastanza utilizzabile. Qui c'erano novità, l'anteprima ve l'abbiamo mostrata, finestre, applicazioni, in futuro ci dovrebbe essere un terzo pannello che andrà a sostituire il desktop e che sarà basato su file e cartelle che l'utente segnerà come preferiti o che avrà utilizzato più spesso grazie a sistemi di verifica dei volti di esempio applicazioni come Zeitgeist. La cosa interessante è che se tu passi l'utilità e digiti qualcosa senza necessariamente dare il focus, quel qualcosa finisce direttamente sulla casella di ricerca che vi filtrerà le applicazioni, le eventuali preferenze, elementi recenti ed eventualmente le cartelle come segnalibro, quindi ad esempio se mettessi mu apparirebbe musica, se non ricordo male, esatto, risorse e dispositivi, e che in basso, se vedete, ha due specie di pulsanti Wikipedia e Google che se cliccati fanno direttamente centrare quel testo aprendo il browser internet. Ma non ce l'avete, quindi ce ne facciamo. E quello è, diciamo, l'attività la panoramica, dove è più. Accanto alla scritta attività c'è un'altra piccola scritta quando non siamo in panoramica, ed è l'applicazione che al momento ha il focus. Facendoci clic al momento appare un menu inutile che in futuro pare migliorerà con altre voci. È un standard di definizione che si vedrà poi. Andiamo poi proseguendo rapidamente l'orologio, che al momento fa un po' schifo, ma che per il futuro dovrebbe mostrare un calendario più preciso con gli appuntamenti e quant'altro. Ci dovrebbe essere un branch a parte con un video di commento. Proseguendo abbiamo l'icona delle rete, che purtroppo è quella vecchia perché non è disponibile quella nuova, e le icone monocromatiche di stato fisse del numero e delle funzionalità. Quelle che vedete, appunto, esplicita la rete che verrà implementata poi, sono tutte quelle che sono descritte qui sopra. Da sinistra a destra abbiamo quella per l'accessibilità, l'eventuale icona per il layout della tastiera, nel caso che bisogna soltanto uno non appare, l'icona dell'audio, l'icona del Bluetooth, l'icona della batteria e, se non ricordo male per design, appunto quella della rete dovrebbe apparire tra Bluetooth e batteria. L'ultima voce è quella dell'utente che ha fatto l'accesso con il nome, il mio metto in questo caso, con citazione puramente volontaria, e appunto si può accedere alle variazioni azioni del singolo utente ed in particolare all'altra novità importante. Sì, anche questa l'hanno copiata dal Mac. Sono le preferenze di sistema, divise per categorie, personale, hardware, sistema, ed eventualmente ci sarebbe una quarta categoria altri. Invece che aprire una singola finestra, come succede adesso, le singole di quadri, diciamo, si aprono all'interno della finestra. C'è una cosa che tu un attimo sull'anteprima forse non avete notato, anzi, una piccola finestra sperando le funzioni a proposito di accessibilità. Sì. C'è lo zoom interno della scena,
senza applicazioni esterne, per chi ha problemi di visione può farlo direttamente da lì, è ingrandito e vede a questa dimensione. Se voi osservate la categoria personale delle nuove preferenze, abbiamo le voci. Forse sarà la fine, vabbè, comunque. Forse vabbè. Dai, si legge. Abbiamo tre icone relative a tre diverse categorie di preferenze: sfondo, schermo, regione e lingua. Ne mancherebbe una che è sempre stata presente in ogni ambiente grafico di Linux e che sarebbe temi. La visione di GNOME 3 prevede che voi non cambierete tema. Non c'è un cabinet, anzi panel si chiamano sul nuovo linguaggio, dedicato al cambio dei temi. Al momento effettivamente esiste soltanto un tema per GTK, che è quello standard, ma il design prevede che esisterà in futuro un panel tema, ma che non dovrebbe essere installato come predefinito, perché a voi piacerà il tema predefinito e non vi lamenterete. Spero che sia chiaro. Non è chiaro, come sempre. In realtà diciamo che hanno aggiunto alcune cose interessanti, ad esempio stampanti e reti sono cambiati nuovi. Sono un po'. Diciamo, hanno aggiunto alcuni pannelli che sono comunque molto semplificati rispetto a altri che sono disponibili. Questo è stampanti, sì, anche questo è Mac, per chi l'avesse mai visto, dovrebbe avere un semplice elenco di stampanti e poche caratteristiche da gestire. Similmente reti, hanno condensato molte delle informazioni precedentemente disponibili. Ripetiamo, è un rilascio preliminare e passibile di problemi e di migliorie. Ci sono alcune caratteristiche che potrebbero essere interessanti, ad esempio una cosa molto simpatica delle nuove è data e ora, che precedentemente non esisteva, e che con semplicità permette di finire il fusolario e quant'altro. Non ho ben capito quali siano i piani precisi, ma sembra che qualunque utente sarà messo in condizione di poter cambiare la data e l'ora senza particolari problemi. Mi pare una cosa strana, non so se ci sarà qualche politica particolare, però nell'ottica della semplificazione ho sentito dire questo. L'ultima grossa modifica e novità nella gestione dell'interfaccia è questa volta in basso. Se spostiamo il cursore in fondo sulla destra, spero che si veda, è apparsa una sorta di ombra. Sì, forse è meglio così. Allora, vedete che c'è scritto riduzione musicale lì sotto? Quella è una notifica istantanea. Una delle grosse battaglie sull'interfaccia grafica e sulle differenze tra interfacce grafiche è appunto su queste benedette notifiche. Non si capisce bene o non si è deciso o si hanno modi diversi per stabilire come l'utente deve essere avvisato che c'è qualcosa che è successo. GNOME Shell propone la message tray posta in basso per le notifiche con un duplice funzionamento. Nel momento in cui arriva la notifica appare un rettangolino nero al centro in basso come quello che avete visto prima. Non so se magari prova a fare una cosa. Prova a avviare Firefox o qualche altro programma, dovrebbe in qualche modo avvisare. Non si osserva dal centro in basso. Vabbè, comunque. C'è quell'avviso lì che appare un attimo, resta credo 5-6 secondi e poi scompare.
Nel momento in cui quell'avviso scompare dalla vista, rimane comunque presente all'interno della mezza C3 in basso a destra, sotto forma di icona. Andando con il puntatore sull'icona, questa ci sta pure del video che non vedete. Sì. Vabbè, non lo so. Andando sull'icona si apre questa sorta di fumetto, il cui contenuto è variabile in base alla notifica. La notifica che è in questo momento mostrata è quella del produttore musicale, il quale dovrebbe contenere in teoria il brano in esecuzione e i pulsanti per andare avanti, indietro o per mettere in pausa. Nel caso ad esempio di notifiche di messaggistica istantanea, apparirebbero un elenco della stessa conversazione che è avuta con l'utente, permettendo indifferentemente di conversare con lui sia dalla finestra di conversazione sia dalla notifica. Se avete avuto esperienze delle notifiche di Ubuntu, capirete che è completamente un approccio diverso e direi inconciliabile. Da questo punto di vista credo che sia una sorta di battaglia tra chi riesce con strategie simili ma comunque molto personali, molto unitarie, ad avere una sorta di predominio sulla utenza. Dal punto di vista delle applicazioni che vi sto mostrando Piero sullo schermo, grosse differenze non ce ne sono. Empathy è sempre Empathy, Readbox è sempre Readbox, G-Edit è sempre G-Edit, tranne, ecco appunto, questa piccola novità, no? Quando avete una finestra di un'applicazione e si apre un dialogo e quando questo dialogo non permette di accedere alla finestra sotto, fino adesso avevamo due cose diverse. Con Gnome Shell, seguendo di nuovo, se non sbaglio, macOS, il dialogo appare a tendina, senza titolo e completamente collegato alla finestra da cui nasce. La cosa bella è che se tu avvii Palimpsest, la nuova applicazione della gestione dei dischi, eccolo là, no, è fatto cedere la zona, allora, torno su di là, poi pausa, ok, e fai clic, perfetto, poi disco fisso, e vado a Smart. Capite bene che le singole applicazioni dovranno adattarsi a questi nuovi paradigmi. In precedenza questo dialogo non permetteva di accedere alla finestra da cui era generato, non aveva pulsanti di chiusura o ok, ma si affidava ai pulsanti del titolo della finestra per potersi chiudere. Sembrerebbe impossibile tornare alla finestra originaria e continuare a lavorare, se non fosse in questo caso, per fortuna, premendo ESC ce se la fa. Capite bene quindi che anche le applicazioni dovranno in qualche modo cercare di adattarsi a queste novità, a queste cose assurde, rientrando quindi nel solco di questa visione proposta dall'alto. C'è un altro problema, visto che a questo punto abbiamo due visioni diverse, cioè quella di Gnome Shell e quella di Unity Ubuntu, sarà da capire quale delle due, non dico predominerà sull'altra perché probabilmente si affiancheranno, ma quanto sarà il supporto che le singole applicazioni daranno all'una e all'altra, visto che per agire al meglio dovranno quantomeno seguire alcune regole o alcune librerie. Un'ultima cosa che forse volevo mostrare è Grazie.
nell'ottica di design che viene dall'alto, al momento la cosa nuova è la nuova shell. È totalmente nuovo, come avete visto, rispetto al paradigma precedente. I designer di Gnome hanno ipotizzato alcune modifiche per le singole applicazioni in modo da renderli conformi a questo nuovo, nuovo flusso, nuovo, se vogliamo, serie di lavoro. Non tutte le applicazioni, anzi quasi nessuna, ha ancora aderito a queste nuove linee grafiche. Per Nautilus, visto che per il futuro, qualora trovi il tempo, il modo e la possibilità di farlo, si avrà qualcosa del genere. Una versione, diciamo, molto ridotta rispetto a quello che si ha adesso. Spariscono alcuni componenti, i pulsanti avanti e indietro finiscono qui, che è una collocazione anomala per tutto quello che era GTK2. Ad esempio, se voi notate la divisione tra il pannello laterale dell'elenco delle periferiche e quella che è l'area principale, è una semplice e sottilissima linea verticale nera. Questa è una caratteristica che al momento non è possibile implementare in GTK perché esiste un widget, ma ha un certo spessore che permette di GTK Paint, se non ricordo male, e non è una riga, è un qualcosa come una maniglia che si sposta in qua e in là. Altro esempio, vedete in basso quel riquadro con scritto searching e con un'icona rossa, in teoria quella cosa lì sarà la barra di stato, ossia non ci sarà più una barra di stato, ma come in Chromium ci sarà un fregno buffo che appare e scompare a seconda di quello che si sta facendo, con eventualmente un pulsante per fermare l'azione. Pulsante su un tooltip che appare in un certo punto, anche questo è fondamentalmente anomalo. Ora, il problema è perché tutte queste modifiche? In realtà è una semplice questione di immagine, cioè se noi andiamo a guardare quello che è stato Gnome 2.0 e risaliamo a 10 anni fa, forse anche 12, Gnome 2.0 e le prime release sono state l'espressione di quella che era il design di Sun Microsystem. Ne parlavamo prima, se non sbaglio. La Sun ha investito su Gnome, ha offerto una visione su alcune cose, ha definito quelle che erano le HIG, Human Interface Guidelines, che prevedevano le applicazioni hanno una barra di menu, una barra di strumenti fatta in questo modo, quel widget lo usi in lì, quel widget lo usi in un altro modo, punto e basta. Nel corso del tempo questo approccio, secondo alcune persone, era limitante. Che è vero, non permetteva di fare alcune cose, ma dall'altro canto è anche vero che permetteva di avere un'omogeneità nei vari programmi. Se voi aprite Nautilus, Gedit, Epiphany e quant'altro, avrete sempre comunque una barra di menu, una barra degli strumenti, un'area, una barra di stato. Sapete che alcune cose stanno lì in un programma e la stessa starà lì anche nell'altro, c'era una omogeneità. Questa omogeneità, diciamo che per il futuro potrebbe, non dico scomparire, ma quantomeno diluirsi a vantaggio di una cosa differente, ad esempio questa, spero che si veda la sede, non si vede, però quello che si vede non si può parlare. Ci metto un po'. Ah, mentre si apre, non vi ho mostrato una cosa. Uno dei punti forti di Linux rispetto ad altri sistemi operativi è sempre stato quello di avere 4, 5, 6 come minimo aree diverse di lavoro, già preimpostate. Gnome Shell segue un approccio diverso. Inizialmente ne hai una soltanto,
se te ne servono altre ne aggiungi alla bisogna. Le aree di lavoro sono raggiungibili stranamente sempre da attività su questa barra a destra che si apre e si chiude. Al momento è così, è previsto che per il futuro invece di grossi e pesanti più o meno ci saranno delle anteprime delle aree di lavoro già aperte e un pulsante più per aggiungerne altre. La cosa carina è che se voi prendete una finestra e la trascinate su più e la rilasciate, si apre automaticamente una nuova area di lavoro che potete gestire in basso tramite quei quattro rettangolini o senza andare da overview, torno sulla vista normale con i classici control alt e freccette. Dicevamo dell'interfaccia grafica, se zoom un attimo qua sul voice recorder. Allora, questo è il design proposto per l'applicazione per registrare audio. Ce n'è già un ignome, è molto funzionale, c'è una barra dei menu, c'è una barra degli strumenti e un'area in cui è elencato cosa sta facendo. Questa è quella nuova. Capite bene che non ci sono più menu perché non servono. Ci sono soltanto pulsanti per mettere in pausa o per avere la registrazione. C'è un coso qui che dovrebbe essere per le preferenze e per altre azioni. È totalmente fuori standard, diciamo, ma è ritagliata su quel tipo di attività, cioè registrare suono. Quanto possa essere vincente questo approccio lo dirà soltanto il tempo. In conclusione, torniamo un attimo sulla nostra preferenziazione e a questo punto vorrei avvicinarmi a Andrea Solangelo, sì, che potrebbe seguire questo palco, per esempio. Io? Sì, sì, sì. Se me lo chiedi così. Per riassumere, questa è stata una specifica richiesta, che cosa sarà questo gnome per tutti? Ho trovato una frase, l'ho trovata cercando grandemente di... La frase che riassume il tutto è la seguente. E questo non è tutto, e questo... No, perdono. E questo non è tutto, e tutto è ancora niente. Desktop environment del futuro, passato e presente, questo è Cuneo. No, vabbè, non è il nome, è uno scherzo tra me, ma poi lo spiegherà. Probabilmente sì, se ce l'hai potresti fare. Attacca, attacca. Mentre lui cerca queste cose, per concludere il congresso, diciamo, la frase in realtà ha un senso. Abbiamo detto che è una versione preliminare, il 3.0 non è da intendersi come il raggiungimento di una versione stabile, ma l'inizio di un nuovo corso. Non so sinceramente come, quando potrete averlo sui vostri computer. Molto probabilmente potrebbe atterrare in Ubuntu 11.04. Non si sa se direttamente in Ubuntu 11.04 o tramite un repository esterno. Sicuramente sarà in Fedora per un semplice motivo. Fedora è la distribuzione di Red Hat. Red Hat ha investito in materiali, sviluppatori, designer, scelte e quant'altro. Quindi è un progetto in cui lei crede e su cui sta sviluppando la sua versione 15. Sì, 15. Diciamo che lì, per chi volesse provarla anche tramite una live, avrà qualcosa di sicuramente funzionante. Resta ovviamente la grande problematica dei driver accelerati. Quello che voi vedete in realtà non sono effetti grandiosi, si tratta semplicemente di trasparenze, anteprime. Se tu fai un attimo sull'altra tab... Ah, è vero, hai ragione, sì. L'altra cosa fondamentale che ho completamente dimenticato, perché è una cosa che sinceramente
mi fa paura, è che Mia Michelle apre in realtà la strada ad un'altra novità. Non è scritta in C. Il C è il linguaggio amato, preferito dalle GTK che sono scritte in C. Ci sono dei binding in C++, in Python e in altro che verranno rinnovati nella serie 3 nel modo in cui sono creati, cioè non statici ma dinamici tramite la introspezione. Da notare che le GTK sono scritte in C ma sono orientate agli oggetti, quindi prendono due mondi diversi e li uniscono, e tramite questo orientamento agli oggetti permette di fare una cosa che si chiama G-Object Introspection, detta molto scelta, ma tramite questo coso sarà possibile in pratica andare a leggere i file header in C e creare alla bisogna senza farli da zero i vari binding. La shell è scritta con uno di questi binding, l'unico al momento completo e funzionale, rullo di tamburi, JavaScript. È una scelta che hanno anch'esso motivato come design, come fortemente voluta, come innovativa e come foriera di novità. JavaScript è il linguaggio del futuro, passato e presente anch'esso, dicevamo, permette una stazione di alto livello, in realtà permette anche alcune cose in modo abbastanza semplice. Tutta la questione dell'overview, dei pulsanti di stato di alto, sono tutte estensioni in JavaScript, quindi le possono aggiungere e togliere senza compilare. Mi sono dimenticato di caricare una cosa, in pratica basterebbe prendere un file JavaScript scritto nel modo opportuno, metterlo nella posizione opportuna e aggiungere funzionalità. La stessa cosa, non so se avete notato, è che questo è un menu della GTK, mentre invece, adesso che ho detto, questo è un menu della shell. Sono due temi completamente differenti. La shell utilizza un toolkit tutto suo, basato su Clutter, come dicevamo, per ottenere, non so se si vedono molto qui sulla, sul pannello, in realtà questo menu è trasparente, quindi voi vedete quel metterci sulla finestra. Vedete, c'è un'area un po' più chiara e un po' più scura. Questo è il motivo per cui è stato usato Clutter. Ottenere queste trasparenze, queste animazioni e l'attività che appare, si muovono le finestrelle, oppure prova a minimizzare la finestra. Ecco, il fatto che sparisce verso attività e per trovarla dovete tornare su attività. Clutter serve a quello. Alcuni dicono che non è necessario, vedi per esempio le Grid Enlightenment o le QT. Secondo Matt, lo sviluppatore di Michelle, è importante perché in questo modo si va a sfondare una porta che non abbiamo mai gestito, cioè fino adesso abbiamo avuto paura di utilizzare queste cose perché non funzionano i driver, costringendovi a utilizzarli magari siano driver migliori. Chi vivrà vedrà, ma soprattutto vedrà Cuneo. Ok, io aspetto, intanto vi ringrazio. Grazie a tutti, io che così facciamo parlare per voi. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie per essere stati qui con noi. Passo la parola a Andrea che vuole dire qualcosa. In realtà non dico nulla di nuovo, nel senso che niente, ringrazio tutti. Oggi è stata una bella giornata su questo palco. Prima dicevo con qualcuno, si sono alternati 7 accenti diversi e non è male. E quindi grazie va a chi è venuto da così lontano, ce n'è uno in giro che viene, oggi lo prendevamo in giro in ristorante, viene da così lontano che altri 100 metri sta all'estero, perché viene da Trieste, e da Roma, da Bologna, da Milano, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quindi grazie alla comunità di Buon Tweet che ha raccolto questo invito, grazie enorme ovviamente al Fermo Luca, io sono
l'intersezione tra le due comunità, quindi mi ringrazio due volte da solo. No, in realtà grazie a tutto il resto del Fermolug, presidente, vicepresidente, tesoriere, grafico, chi ha portato il proiettore, insomma conoscete un pochettino tutti quanti, perché è una comunità splendida, un look attivissimo che spamma da Dio, perché siamo apparsi ovunque, giornali, radio. Ieri sera siamo andati a King George, c'erano quattro volantini, quattro, non uno, quattro. Quindi una splendida comunità, e lì sotto c'è il tesoriere, che giustamente il tesoriere pensa ai soldi, che dice se qualcuno vuole le magliette da comprare. I relatori, alcuni hanno già usufruito, gli unici che non hanno usufruito erano sul palco e sono invitati a raccogliere una maglietta omaggio da parte del Fermolug. C'è anche una taglia per te, non ti preoccupare che sei grande e grosso. E quindi niente, ci chiudiamo qua, grazie ovviamente a voi che siete venuti, che siete rimasti, perché non è stato facile sopportare tutte queste ore, e arrivederci a presto. No, io chiudo con una, solo una cosa tecnica, chi viene a cena se resta qui andiamo insieme, perché tanto siamo qui sopra, e alla prossima.